Allora io volevo innanzitutto ringraziarvi tutti quanti della vostra presenza e devo dire che ci sono momenti topici nella vita del nostro settore, nel senso che quando facciamo le riunioni di Confida non sempre abbiamo tanta gente così, scontato, nel senso invece quando abbiamo passato dalla lira all'euro piuttosto che l'incremento del 150% di IVA dal 4 al 10%, adesso in questo momento è naturale che sono dei provvedimenti o comunque degli interventi che hanno un forte impatto sul settore e per cui queste riunioni come abbiamo fatto in passato, stiamo facendo adesso, naturalmente sulla base di questa considerazione non le abbiamo ristretti agli associati ma le abbiamo allargate a tutto il settore perché stiamo parlando di un interesse diffuso del settore. Spero che da parte anche dei non associati venga apprezzato anche questo diciamo atteggiamento da un lato dell'associazione e dall'altro comunque già un riconoscimento il fatto che siete così numerosi perché vuol dire che quello che si fa nell'associazione, se non in tutto quello che si fa anche durante l'anno, durante gli anni però è un punto di riferimento. Allora su questo presupposto una breve presentazione prima di presentare il nostro ospite dell'Agenzia del Tanto, il dottor Carmelo Piancardini e voglio dire vorrei fare una riconsiderazione, innanzitutto una considerazione che parte dal fatto che questo era un appuntamento, diciamo così, non più prorogabile, nel senso che era dalla finanziaria del 2008 che si era parlato di certificazione, diciamo così per semplicità, dei corrispettivi e in quella circostanza tutto quanto era pronto e quindi voglio dire, poi invece con un cambio di governo, con diciamo così, un passaggio che c'era stato, si era riusciti a togliere il provvedimento. Ora a distanza di anni diventa difficile, nel senso che comunque c'è, ce lo dirà il dottor Piancardini dopo, tutto un movimento che parte anche dall'Europa per quanto riguarda il rapporto tra contribuente e fisco in termini di diciamo un rapporto online, chiamiamolo così per semplicità, e vale dire ormai c'è un rapporto che non è più fatto semplicemente di carte e quant'altro, ma c'è una conoscenza e un adempimento che avviene in questo modo. Allora su questi presupposti diventava anche difficile andare a sostenere che certi meccanismi non sono più possibili. E dall'altra c'è l'orientamento anche da parte dell'amministrazione finanziaria di portare, diciamo così, a un principio di rapporto col contribuente che fa diciamo, riferimento a quella che è l'equità e la trasparenza, nel senso secondo il principio è bene che tutti paghino per pagare meno. Questo però ce lo auguriamo, perché voglio dire se questo effettivamente avviene non sia invece un punto di arrivo e poi un punto di partenza per pagare sempre di più. Voglio dire su questo presupposto anche l'associazione ha dato la sua migliore disponibilità, però purché ci sia effettivamente poi un orientamento da parte delle autorità, non certamente dell'Agenzia di Entrata, ma dell'autorità politica, che vada in quella direzione, vale a dire di rendere meno pesante quello che è la tassazione, quello che è il peso che le imprese sopportano per, diciamo, a fronte di tutto quanto è contributi, fiscalità e tutto quanto ne consegue, insomma, adesso facciamo la lista per non rattristarci. Allora su questo presupposto io vi dico che il lavoro che ha fatto l'associazione, qualcuno lo chiama un lavoro fino a metà, però è un lavoro che è stato, diciamo così, da un lato non facile, difficile e dall'altra parte possiamo dire che siamo anche contenti e soddisfatti, se non completamente, ma lo siamo, perché se voi avete avuto modo di conoscere la normativa che era stata predisposta dall'attuale governo, diceva altre cose rispetto alla norma che, diciamo così, invece siamo andati a costruire. La norma era molto più secca e prevedeva quindi la memorizzazione dei dati e la trasmissione telematica per quanto riguarda i dati della consumazione di distributori automatici. Quello che siamo riusciti a fare era richiamare il legislatore in primo luogo al fatto che tutta questa norma impattava, tutto questo, diciamo, anche applicazioni sarebbero impattate sul settore, un settore che peraltro, voglio dire, come tecnologie era già predisposto da un lato al controllo delle apparecchiature, controllo del consumatore, dall'altro lato è un settore che è composto
in massima parte da piccoli operatori e quindi operatori che non sono attrezzati come possono essere delle aziende più strutturate e meglio organizzate, e quindi voglio dire, era un fattore da tenere ben presente, e pertanto la norma è stata riscritta con un occhio di riguardo alle situazioni che sono in essere nel settore. E sulla base di questo abbiamo potuto sviluppare anche con l'Agenzia delle Entrate un confronto e un dialogo, e per cui io devo ringraziare il dottor Biancardini innanzitutto e anche il direttore della direzione centrale di accertamento, il dottor Polito, perché hanno avuto una disponibilità in questo senso, quella di venire a conoscere questo nostro settore per cercare di costruire delle soluzioni compatibili con quello che è il parco macchine o comunque quelle che sono le difficoltà del settore. E quindi avremo una prima fase nella quale i ragionamenti sono stati fatti insieme all'Agenzia delle Entrate. Vi devo dire anche una cosa, che tutto questo ha richiesto qualche complicazione, perché mi dicono che è molto più facile costruire di nuovo una casa che non andare a fare una ristrutturazione. Decodifichiamo cosa voglio dire. È molto più difficile avere a che fare con quello che è la situazione in essere per cercare di andare a trovare delle compatibilità che fossero compatibilità non solo sul piano delle soluzioni, ma anche e soprattutto sul piano dei costi. E quindi questo che cos'è? Questo ha richiesto diversi incontri, anche con la migliore disponibilità a capirci reciprocamente, e quindi diverse riunioni sul piano tecnico, quindi Agenzia delle Entrate supportata da Sogei, e la nostra delegazione, che ho ancora qui, desidero ringraziare per la disponibilità e la competenza e l'autorevolezza con cui ha portato avanti questo discorso, però sono dei passaggi complicati. Allora, se si vuole percorrere questo tipo di soluzione, c'è uno slittamento sui tempi, e noi più volte abbiamo espresso la nostra preoccupazione. Molte volte anche le case di software ci hanno detto: non so se facciamo in tempo, perché poi non si può fermare, diciamo, anche i distributori automatici dall'erogazione, e se ci sono degli aggiornamenti, se ci sono delle cose da fare, e non si può fermare tutto quanto e dire al consumatore: aspetta, e viene a consumare due snack o due bibite dopo anziché una prima e una dopo, no? Per cui c'è da riparare un aereo in volo, come si dice, senza che, ecco, sappiate cosa può significare sbagliare le manovre. Ecco, allora, tutto questo è uno sforzo notevole, e dall'altra parte anche l'Agenzia delle Entrate, pur seguendo quello che noi andiamo a dire sul piano dell'esistente, ha il dovere di essere garantita nei dati che riceve, e quindi, voglio dire, deve avere delle certezze. Poi però vi diranno meglio loro e vi spiegheranno meglio loro. Ecco, io quello che voglio concludere è dire: stiamo arrivando un po' alla conclusione di questa prima fase, che posso dire con soddisfazione, e diciamo così è soddisfazione perché non solo anche l'associazione e la propria delegazione ha avuto, diciamo così, accredito presso l'Agenzia dell'Entrata, ma anche abbiamo visto un atteggiamento costruttivo, un atteggiamento diverso dal nostro solito immaginario luoghi comuni da parte dell'Agenzia dell'Entrata, comunque degli uomini che abbiamo incontrato, e quindi su questo dobbiamo esprimere apprezzamento. L'altro aspetto è la fase successiva. Ecco, sulla fase successiva io rivolgo un appello, nel senso che al dottor Biancardini, di poter percorrere ancora insieme questo tipo di tratto di strada, che forse per certi aspetti è più complicato perché saranno le soluzioni a regime, e quindi su questa diciamo soluzione vorremmo avere la certezza della loro fattibilità in termini di semplificazione il più possibile e di compatibilità di costi, non solo nell'acquisto delle apparecchiature sarà necessaria, ma anche nella loro gestione. Ecco, quindi vado a concludere, perché non siete venuti a sentire me, siete venuti a sentire loro, e quindi adesso è una riunione molto pratica e molto concreta. Quello che posso dire è questo, che da parte nostra ci abbiamo messo il migliore impegno possibile, e quindi capisco che i dubbi possono esserci, che ci saranno qualche critica, però molte volte non si ha la contezza di quello che si è fatto rispetto a quello che si potrebbe o si vorrebbe fare. Quello è sempre stato imponderabile, ma quello che noi abbiamo fatto è certo. Chiudo veramente dicendo che i tempi sono abbastanza complicati per diversi motivi. Ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta col passaggio dell'euro, e quindi è stato l'unico settore forse, e qualcuno al nostro interno ha detto: bravi cucù che siamo stati,
nel senso che rispetto ad altri settori che hanno duplicato col passaggio dell'euro i costi delle loro, dei loro beni o delle loro somministrazioni e quant'altro, questo è il settore che ha lasciato, diciamo, invariato il cambio lira-euro. Ce l'avete fatta e ce la stiamo facendo per quanto riguarda il discorso dell'incremento dell'IVA di 150%, quindi dal 4 al 10%. I tempi sono ancora un po' più complicati adesso, ma sono certo che rispetto alle cose che poi diranno, che apparentemente come in un libro di istruzione sembra tutto complicato, possa essere invece molto più semplice. Certamente si tratterà di affrontare una scommessa molto importante, più ancora dell'euro, più ancora dell'incremento dell'IVA, questa è una svolta per il settore, perché voglio dire è un rapporto diverso con l'autorità fiscale, però voglio dire, se non altro abbiamo fatto una scelta e nessun altro potrà fare certe accuse che sono gratuite, infondate e inutili. Grazie ancora e buon lavoro. Mi sentite? Anche in fondo? Sì? Ok. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Carmelo Piancaldini e in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate ringrazio il Presidente, in particolare anche Michele Volvi, insomma, e comunque Confida nel suo insieme per l'organizzazione di questa serie di seminari che diciamo stanno volgendo al termine, dove siamo stati abbiamo visto sempre sale così gremite e quindi credo che l'obiettivo di questi seminari sia stato raggiunto, cioè cercare di portare per tempo agli operatori del settore le informazioni necessarie per non trovarsi, diciamo, all'ultimo momento in difficoltà per un adempimento che, ricordo, partirà a partire dal 1° di gennaio 2017. Come ha detto il Presidente, abbiamo lavorato in questi mesi a stretto contatto, diciamo, con la vostra associazione, abbiamo cercato prima di tutto di comprendere quelle che sono le caratteristiche operazionali, tecniche del vostro settore e abbiamo capito come funziona, spero, una vending machine nei suoi dettagli tecnici. Ovviamente l'abbiamo fatto con l'ausilio del nostro partner tecnologico che è la Sogei e quindi abbiamo in qualche maniera realizzato delle cosiddette specifiche tecniche che verranno allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che è in fase di emanazione, sta facendo l'ultimo passaggio, diciamo, dal garante della privacy per avere il via libera. Questo sarà un provvedimento attuativo delle disposizioni che ora vi farò vedere. Vorrei precisare, lo faccio a monte, anche per future, diciamo, prossime domande, eccetera. L'Agenzia delle Entrate è la parte, l'organo amministrativo che deve attuare una disposizione di norma. La norma l'ha scritto il Parlamento. Il governo ovviamente su delega del Parlamento, ora ve la riciterò. All'Agenzia delle Entrate è stato dato il compito di attuare dal punto di vista tecnico queste disposizioni ed è quello che abbiamo fatto, come ha detto il vostro Presidente insieme all'associazione di categorie, cioè quindi di fatto insieme a voi per cercare di impattare il meno possibile sul vostro settore e ragionare insieme, ovviamente nel rispetto però delle disposizioni normative che siamo chiamati appunto tanto noi quanto voi a rispettare. Dove nasce tutto? Possiamo partire di qui perché sono elementi contenuti anche nella relazione tecnica, illustrativa più che tecnica, del decreto legislativo 127 del 2015. E nasce tutto da un indirizzo fornito già diversi anni fa dall'OCSE alle amministrazioni dei paesi appunto che fanno parte dell'OCSE, amministrazioni fiscali. Si è visto che nei maggiori paesi occidentali l'amministrazione fiscale ha iniziato ormai da anni ad avere un atteggiamento diverso rispetto alla consuetudine, rispetto al passato con i contribuenti.
l'atteggiamento di cercare di dialogare prima dell'adempimento dichiarativo con i contribuenti, supportare i contribuenti nella fase dichiarativa e quindi, diciamo, in qualche maniera spingere il livello di compliance sul lato fiscale, cercando di abbattere il più possibile anche la parte burocratica, cioè gli adempimenti amministrativi e gli adempimenti che contabili, che ovviamente comportano dei costi ai singoli contribuenti. E quindi l'obiettivo è quello di far trasformare l'amministrazione fiscale in un facilitatore attivo di tax compliance, cioè un soggetto che supporta prima ancora che controllare. Ovviamente questo processo deve basarsi su degli elementi e in particolare su un elemento, l'elemento della nuova tecnologia, della tecnologia non è più nuova, l'elemento che consente all'amministrazione di entrare in possesso in tempo reale possibilmente dei dati delle transazioni economiche dei soggetti, dei contribuenti e ovviamente possibilmente anche dei connessi pagamenti, è quello che leggete qui. Il legislatore italiano ha recepito questo indirizzo dell'OCSE nella legge delega fiscale, la legge numero 23 del 2014, in particolare all'articolo 9 di questa legge ha esplicitato e ha delegato il governo a emanare dei decreti legislativi che incentivassero, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Questo è l'indirizzo della legge delega approvata in Parlamento al governo per emanare decreti legislativi attuativi di queste disposizioni. Il governo, quindi due concetti fondamentali della legge delega, modificare e potenziare l'azione dell'amministrazione finanziaria, semplificare gli adempimenti amministrativi e digitalizzare il Paese. Il governo ha approvato, a seguito di questo input, no? Di questa delega del governo, del Parlamento, ha approvato il decreto legislativo 127 del 5 agosto 2015, poi pubblicato, se non ricordo male, in Gazzetta Ufficiale il 2 settembre, sempre del 2015. All'articolo 1 ha previsto la trasmissione telematica dei dati delle fatture, anche mediante sistemi di fatturazione elettronica. All'articolo 2, al comma 1, ha previsto la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in via opzionale da parte dei soggetti che operano nei confronti del consumatore finale, pensiamo agli esercenti che oggi emettono scontrini ricevute. E poi all'articolo 2,2 ha sancito l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei soggetti che gestiscono distributori automatici a partire dal 1 di gennaio 2017. Quindi questa è la previsione normativa. Il governo ha emanato su input del Parlamento questa disposizione. Ovviamente vi suggerisco di recuperare il decreto legislativo e leggerlo con attenzione nel suo complesso. Il decreto legislativo ha demandato, sempre a quell'articolo 2, a dei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate le regole tecniche per poter effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dai distributori automatici. Quindi l'agenzia avrebbe potuto predisporre questo provvedimento, queste specifiche tecniche insieme a Sogei, pubblicarle e oggi sareste lì magari sul sito a leggervi questi provvedimenti, a cercare di interpretarli, ovviamente ad attuarli. Quello che abbiamo fatto invece è un lungo percorso non facile ma importantissimo di relazione con la vostra associazione di categoria per cercare appunto di comprendere quelle che sono le caratteristiche del settore, le caratteristiche tecniche degli strumenti. Abbiamo visto che ci sono parecchie differenziazioni,
Ricordo che rispetto al mondo dei misuratori fiscali, quindi dei registratori di cassa, il mondo dei distributori automatici non è stato mai regolamentato dal punto di vista fiscale, non è stato mai, diciamo, i registratori di cassa sono addirittura approvati da una specifica nella loro fase di produzione, quindi se qualcuno, qualche produttore vuole produrre un registratore di cassa deve farlo approvare da una specifica commissione che è coordinata dall'Agenzia delle Entrate con dei consulenti ovviamente universitari, il CNR di Pisa e così via, mentre il mondo degli distributori delle vending machine ad oggi è, diciamo, da questo punto di vista totalmente, diciamo, deregolamentato. Dovevamo farlo quindi necessariamente in maniera graduale ed è quello che abbiamo cercato di fare. Quindi questi provvedimenti che vedrete usciranno a breve sono fondamentalmente due. Abbiamo previsto due fasi, una anche perché il dettato normativo ce lo permetteva, una, diciamo, che chiameremo transitoria e una che chiameremo a regime. Quella che descriverò oggi sarà fondamentalmente quella appunto transitoria, che dovrete attuare sin dal 1° di gennaio 2017, e stiamo avviando il confronto sulla parte operativa per quanto riguarda la soluzione al regime, di cui vi darò giusto un cenno alla fine della presentazione. Quindi il provvedimento dell'agenzia dovrà definire le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione, le caratteristiche tecniche degli strumenti attraverso cui memorizzare e trasmettere le informazioni. Abbiamo detto che tutto questo lavoro l'abbiamo fatto insieme alla vostra associazione di categoria, al nostro partner tecnologico e a dei consulenti ovviamente istituzionali come il professor Mezzalama, che è, diciamo, un luminare sul lato delle tecnologie, e che è anche professore ordinario al Politecnico di Torino, il CNR e la vostra associazione. Entriamo nel merito della soluzione transitoria. Ci sono due elementi fondamentali che dovranno essere, diciamo, che caratterizzano questa soluzione. La prima è il censimento degli apparecchi. Questo è un aspetto, ritengo, fondamentale, ma è molto utile, credo, per tutti voi, per chi opera in maniera trasparente in questo settore. Il censire da parte dell'amministrazione finanziaria le macchine, gli apparecchi, le vending machine che sono sul territorio nazionale rappresenta un elemento di garanzia per chi opera in maniera trasparente, è un elemento, il primo elemento, diciamo, la prima barriera a chi vuole operare in maniera non corretta. Quindi, diciamo, la soluzione transitoria, ma ovviamente questo varrà anche per la soluzione al regime, prevede una fase di censimento degli apparecchi che sono gestiti appunto sul territorio dai contribuenti che li detengono. Questo processo avverrà online, avverrà attraverso un portale che verrà messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate nelle prossime settimane, probabilmente nell'arco del mese di luglio, quindi si avrà, diciamo, sufficientemente tempo per arrivare a trasmettere queste informazioni prima del 1° di gennaio 2017. Sarà un portale al cui interno ovviamente potrete trovare anche tutte le informazioni, l'assistenza, diciamo, ai vari servizi che verranno messi a disposizione. Questo varrà tanto per chi gestisce i distributori automatici, tanto per chi produce i cosiddetti sistema master e il software che serve oggi normalmente per gestire una vending machine. La cosa che abbiamo compreso attraverso il confronto con la vostra associazione di categoria, insomma, entrando in alcune aziende, verificando nel dettaglio con i nostri tecnici il funzionamento di una vending machine, è che il cuore, diciamo, della vending machine, anche ovviamente il cuore per quanto riguarda poi le finalità di questa disposizione, è il cosiddetto sistema master, cioè quella componente hardware che consente di
mettere in contatto, diciamo, trasferire l'informazione dal sistema di pagamento, che può essere uno o n, al distributore, quindi alle eliche che poi erogano il prodotto. Questo sistema master è appunto il cuore della vending machine, e su questo ci siamo concentrati. Quindi quello che noi andremo a censire fondamentalmente sarà il sistema master di ogni vending machine. Sappiamo anche che a ogni vending machine, a ogni sistema master, diciamo, può essere collegata anche più di un distributore, fondamentalmente ci hanno detto non più di tre. Quindi fondamentalmente quello che andremo a censire sarà, come ho detto, il sistema master. I produttori dei sistemi master si potranno accreditare anche loro sul, vedremo poi soprattutto una fase a regime sul portale dell'agenzia, però quello che dovrà fare il gestore è accreditarsi al sistema dell'agenzia delle entrate, quindi ora vedremo abilitarsi attraverso il portale, come oggi si prende le credenziali per utilizzare Entratello Fisco Online, nella stessa maniera dovrà accreditarsi al sistema dell'agenzia delle entrate, comunicare i propri dati anagrafici e utilizzare le funzionalità software per censire i propri sistemi master. L'altro aspetto fondamentale su cui è basata la soluzione transitoria è la possibilità di trasmettere i dati non direttamente dall'apparecchio. Questo è un aspetto che la vostra associazione di categoria ci ha detto sin dall'inizio durante gli incontri, addirittura ricordo che il Presidente, insomma, con una delegazione è venuta ancora prima che venisse emanato il decreto legislativo, quindi a rappresentare, come hanno fatto ovviamente il Parlamento anche all'Agenzia delle Entrate, quelle che erano le peculiarità del vostro mondo e delle vostre macchine, cioè il fatto che per esempio queste macchine non potranno, se non in futuro magari, essere direttamente collegate online, collegate in rete, perché molte di queste macchine magari si trovano in luoghi dove la connessione non c'è, perché ovviamente è un costo notevole di implementazione, significherebbe avere dei costi notevoli di implementazione ovviamente delle macchine che non tutti si possono permettere, quindi diciamo ovviamente partendo da questo presupposto la prima cosa che abbiamo fatto è aver cercato insieme a Confida una soluzione che permettesse di far eseguire la trasmissione attraverso uno strumento, lo chiamerei ponte, uno strumento, diciamo, che in qualche maniera fa da ponte tra la macchina e i server ovviamente dell'agenzia. Questo strumento è rappresentato dal palmare che molti gestori utilizzano per rilevare il dato al momento dello scassettamento, chiamo io, del recupero delle monete nella gettoniera, oppure vedremo che potrà essere rappresentato da uno smartphone o un tablet che leggerà attraverso magari una connessione Bluetooth le informazioni che verranno trasmesse dal transponder che molti di voi oggi utilizzano per recuperare i dati, diciamo, direttamente nell'apparecchio, se non viene utilizzato il palmare con lettura, diciamo, attraverso porta infrarossi. Vi ricordo, giusto per fare un'analogia, diciamo, con il mondo dei registratori di cassa, che ovviamente parallelamente abbiamo disciplinato anche lì, perché vi ricordo che, come avevo fatto vedere prima, il decreto legislativo al comma 1 dell'articolo 2 prevede anche la realizzazione di un provvedimento con le specifiche tecniche per i cosiddetti registratori telematici, cioè i registratori di cassa telematici. Su quel mondo, per esempio, abbiamo previsto l'obbligo di una connessione diretta tra il registratore telematico e i server dell'Agenzia delle Entrate. Quindi questa per esempio è una differenza importante, proprio per cercare di venire incontro alle esigenze del settore noi abbiamo previsto la non obbligatorietà di connessione ovviamente dei distributori automatici alla rete,
per le esigenze appunto che ci rappresentava la vostra associazione. Quindi i due elementi centrali, cioè i due elementi fondamentali della procedura della soluzione transitoria sono questi due: censimento e trasmissione telematica attraverso un device mobile. Il device mobile supporterà un software, e questo necessariamente già oggi avviene. Normalmente il software oggi dei Palmari è il software che poi viene utilizzato anche nel sistema gestionale delle vostre aziende, e questo software conterrà al suo interno un certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate al produttore software, quindi non al gestore, al produttore software, che si accrediterà sempre sullo stesso portale, darà i suoi riferimenti, quindi si paleserà e si ufficializzerà all'Agenzia delle Entrate come produttore software. Richiederà appunto questo certificato, e questo certificato, questa chiave pubblica, verrà installata dal produttore software nel proprio software. Poi, quando il software verrà venduto e verrà installato sui Palmari, se non lo fa direttamente il produttore software, automaticamente il software del Palmari conterrà al suo interno questo certificato. Alla prima lettura e alla prima trasmissione dei dati attraverso il dispositivo mobile, il server dell'Agenzia delle Entrate riconoscerà quel dispositivo, perché riconoscerà al suo interno il certificato che l'agenzia avrà preventivamente rilasciato al produttore software, che è stato inoculato in quel software. Questo certificato servirà anche a sigillare elettronicamente il file che in maniera automatica il software predisporrà in formato XML, che è il formato che abbiamo previsto e verrà, lo troverete appunto, per chi produce il software, lo troverete allegato alle specifiche tecniche del provvedimento del direttore che è in fase di emanazione. Sigillerà elettronicamente, dicevo prima, quindi il sigillo elettronico altro non è che una firma elettronica. In questo caso si parla di sigillo, perché questa firma viene messa da un apparecchio e non da un uomo, quindi da un soggetto non umano, in ottemperanza a un regolamento EIDAS che è proprio entrato in vigore in questi giorni, anzi no, entrerà in vigore i primi di luglio, regolamento comunitario. Quindi, dicevo prima, il software dal Palmare predisporrà il file XML, lo sigillerà e lo trasmetterà ai server dell'Agenzia delle Entrate. Questa operazione è un'operazione abbastanza trasparente per l'operatore. Lo farà nelle aziende più grandi, lo farà l'addetto, diciamo, del gestore, chi opera lì nel fare il rifornimento e il recupero dei soldi della gettoniera. Le aziende più piccole lo faranno direttamente, diciamo, i singoli gestori, lì dove, nel momento in cui vanno anche loro a recuperare il dato, i soldi e i dati, diciamo, dal sistema master. Questa operazione va fatta ovviamente in prossimità della macchina, cioè un aspetto che è sottolineato nel provvedimento, nelle specifiche tecniche di questa soluzione a regime, prevede che appunto la trasmissione avvenga dal Palmare, però avvenga in prossimità della macchina. Ovviamente in prossimità della macchina diamo già magari risposta a qualche eventuale quesito. Che significa? Significa che se in questo stabile sono posizionate 3, 4, 5 macchine della stessa azienda, l'operatore, e magari alcune di queste sono posizionate nel sottoscala dove non c'è connessione, l'operatore, dopo che avrà fatto la lettura, nel momento in cui uscirà dal sottoscala, uscirà fuori in prossimità, significa anche, diciamo, magari nelle immediate vicinanze dell'immobile, opererà la trasmissione attraverso il Palmare. Questo perché? Perché nella fase di censimento vedrete che una delle informazioni fondamentali che il gestore dovrà dare è il posizionamento, quindi i riferimenti della longitudine e latitudine della vending machine. Quindi dovrà dire dove è presente la vending machine.
dovrà indicare nella fase di censimento all'Agenzia delle Entrate, tra le informazioni da trasmettere, la localizzazione della vending machine. Sono informazioni che vedrete potranno essere trasmesse questa fase di censimento o manualmente se si ha a disposizione le macchine da gestire sono poche, oppure ci sarà ovviamente un servizio ad hoc potrà essere poi gestito con un software, quindi se un soggetto dispone di un numero rilevante di vending machine sul territorio potrà ovviamente operare la fase di censimento sul sito dell'Agenzia delle Entrate attraverso dei cosiddetti servizi automatici di REST che sono stati definiti da SOGEI e ovviamente lì si sperimenterà presto. C'è qui Roberto Pellegrini che è stato uno dei rappresentanti di Confida al tavolo e che magari poi vi dirà qualcosa se avete bisogno di qualche delucidazione su questi aspetti più tecnici, ma se interessano ovviamente. Quindi, ricapitolando, fase di censimento, bisognerà censire preventivamente le proprie macchine, e che significa censire i propri sistemi master, trasmettere per tempo la matricola del sistema master, delle macchine in proprio possesso, la localizzazione in combinata con la partita IVA del gestore. Che cos'è la matricola del sistema master? Ci hanno spiegato i vostri rappresentanti che ci sono master oggi di nuova generazione che hanno incorporato nella loro memoria la matricola, e quindi la matricola sarà quella, e sistemi master di vecchia generazione che questa matricola non è, era magari scritta su un cartellino che oggi è sbiadito e quindi non è possibile recuperare. Quello che va fatto ovviamente, soprattutto in questo secondo caso, è il gestore definirà la matricola dei propri sistemi master e la comunicherà all'agenzia nella fase di censimento. Quindi potrà, se non riesce a recuperare quella che è della macchina, definirla lui. L'importante, ovviamente, abbiamo 10 macchine, si definiscono 10 matricole, una volta comunicate quelle 10 matricole, ovviamente lì si cristallizzeranno nel portale e quelle saranno le 10 matricole che identificheranno i 10 sistemi master in dotazione al gestore. Ovviamente questo portale consentirà di dinamicamente aggiornare lo stato di censimento, quindi si potranno comunicare dismissioni, si potranno comunicare furti, si potranno comunicare momenti di manutenzione della macchina, ovvero l'introduzione di nuove macchine sul territorio. Questo però è un aspetto molto importante che riguarda il gestore, cioè questa operazione va fatta tempestivamente, bisogna avere cura di monitorare e rendere queste informazioni al sistema sempre aggiornate. Quindi, ricapitolando, le azioni sono queste: accreditamento del gestore della vending machine, ovviamente anche dei produttori software, dei dispositivi mobili, a partire dal 15 luglio 2016, o giù di lì, stiamo aspettando SOGEI che ci metta a disposizione questo portale. Devono accreditarsi sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Vi ricordo, per accredito si intende lo stesso accredito che oggi si fa per accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate, quindi per chi di voi ha un minimo di dimestichezza, per esempio col cassetto fiscale, credenziali Entratelo Fisco Online, codice PIN, oppure se si è in possesso di una carta di servizi si può entrare con la carta di servizi, oppure se si ha l'accesso a SPID si può anche entrare con SPIDOR. Dopodiché si entrerà sul portale dedicato appunto alla trasmissione telematica dei corrispettivi, lo troverete abbastanza facilmente, verrà dato ovviamente risalto nell'home page dell'Agenzia delle Entrate e attraverso comunicati stampa, ma sicuramente anche da parte della vostra associazione verrà immagino pubblicata anche
il link sul vostro sito e di lì il gestore potrà accedere appunto al proprio servizio di censimento. Lì dovrà inserire i propri dati identificativi, il numero di matricola dei suoi sistemi master, la geolocalizzazione dei master, il tipo di vending machine, dovrà selezionare in una finestrella se si tratta per ogni sistema master di sistema master che è collegato a un distributore food, non food o food e non food insieme, e il protocollo di comunicazione della vending machine. Sappiamo che in Italia quello più diffuso è il protocollo executive, ma c'è anche il protocollo MDB e speriamo che ci siano fondamentalmente solo questi, ma potrebbe esserci qualcos'altro. Al momento in cui finito il processo di censimento, il gestore riceverà attraverso sempre lo stesso servizio telematico dall'Agenzia delle Entrate un cosiddetto QR code. E questo simbolino qui, molti di voi già lo conoscono perché lo trovano in giro, in qualche negozio, insomma, nella loro vita quotidiana l'avranno sicuramente già visto. Questo QR code dovrà essere applicato dietro, diciamo, la vetrina dove c'è il sistema di pagamento. Quindi non il distributore, ma dove c'è il sistema di pagamento. Il cliente, inquadrando il QR code anche con uno smartphone, verrà linkato al sito dell'Agenzia delle Entrate, dove potrà rilevare che quella macchina è censita dall'agenzia, identificare la partita IVA del gestore e la matricola del sistema master. Queste informazioni in realtà ci sono già tendenzialmente sulle etichette che oggi applicate alle vostre vending machine. Quello che ci siamo ripromessi con l'associazione di categoria, appena concludiamo questo non facile percorso di approvazione di questo provvedimento, è un lavoro di approfondimento anche con le altre amministrazioni, per cercare di superare il più possibile gli adempimenti amministrativi che appunto le altre amministrazioni oggi vi chiedono. Una volta che noi abbiamo le informazioni censito, diciamo, questi distributori online, probabilmente riusciremo, se ovviamente i colleghi delle altre amministrazioni e se la normativa ce lo consentirà, se no attraverso l'associazione si proporrà anche delle modifiche normative al legislatore, cercare appunto di farvi fare pochi o un solo adempimento nella fase appunto di censimento di queste macchine e noi condividere come pubblica amministrazione nel suo complesso le informazioni identificative di queste macchine. Questo è uno, se vogliamo, dei vantaggi che questo, diciamo, nuovo adempimento potrebbe portare. Vi ripeto ancora una volta, qui vorrei, diciamo, aprire una parentesi. Come voi siamo impegnati a realizzare questo adempimento, perché voi lo farete dal punto di vista appunto della trasmissione, della memorizzazione dei dati e obiettivamente ci sarà un minimo di investimento iniziale. L'amministrazione, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, sta facendo i suoi investimenti e si trova dall'altra parte a dover gestire queste informazioni e utilizzare al meglio queste informazioni prima ancora che per effettuare i controlli, per rimetterli a disposizione vostra nel vostro cassetto fiscale tempestivamente, per mettervi in condizioni di sapere quello che sa l'agenzia e quindi in qualche maniera giocare a carte scoperte. Vorremmo evitare di fare controlli, vorremmo avere un rapporto con i contribuenti IVA più trasparente a monte. Chi sarà meno trasparente avrà più probabilità di essere controllato. E questo è l'obiettivo di fondo di tutto questo processo. Almeno quello che ci ha detto, la strategia che ci ha detto di seguire prima l'OCSE e poi il legislatore nazionale, quindi il Parlamento e il governo italiano. Quindi tutto questo processo lo facciamo appunto per cercare di lavorare in maniera più trasparente con i contribuenti, in questo caso con chi si gestisce i distributori automatici. Nella fase, quindi
torniamo a noi, QR code, stampa del QR code e applicazione del QR code sulla, diciamo, torre dove c'è il sistema di pagamento. Al momento della prima rilevazione con il palmare e la trasmissione dal palmare ai server dell'Agenzia delle Entrate, i server, grazie a quel certificato di cui vi dicevo prima, riconosceranno anche attraverso l'email, leggendo l'email, quindi diciamo la matricola del palmare, riconosceranno il palmare, riconosceranno il sistema master che è stato preventivamente censito dal gestore e quindi abbineranno la trasmissione di quei dati a quel sistema master e a quel gestore e potranno, acquisendo quelle informazioni, riproporle in forma organizzata allo stesso gestore che sempre attraverso lo stesso sito potrà monitorare lo stato delle proprie trasmissioni, delle informazioni che avrà trasmesso. Come vi dicevo prima, il tutto si basa, diciamo, la garanzia di autenticità della trasmissione dei dati e la sicurezza, diciamo, dei dati che verranno trasmessi si baseranno su un sigillo elettronico che verrà applicato dal software del palmare al file che verrà trasmesso, al file XML che verrà trasmesso al momento subito dopo la rilevazione dei dati. In realtà, senza prenderci in giro, perché l'abbiamo ovviamente detto tante volte anche insieme alla vostra associazione di categoria, questa soluzione dal punto di vista delle garanzie è low, è bassa. Perché? Perché chiunque potrebbe ovviamente alterare il dato tra il momento durante la fase del rilevamento, diciamo, dal sistema master al palmare. Perché se il certificato e il sigillo elettronico avviene sul palmare, avviene, diciamo, in una fase successiva alla rilevazione del dato all'interno della macchina. Peraltro il sistema master è dotato di una memoria, diciamo, fra virgolette, non sicura. Il sistema master non verrà certificato dall'Agenzia delle Entrate come oggi avviene, quindi noi non andiamo a certificare le vostre macchine, cosa che stiamo facendo invece, facciamo già con i registratori di cassa e faremo domani con i registratori telematici, quindi da questo punto di vista c'è una bassissima invasività, almeno nella fase transitoria, sulle vostre macchine. E quindi, diciamo, fondamentalmente il livello di sicurezza è garantito dal momento in cui i dati risiedono sulla memoria del palmare e vengono lì sigillati dal software del palmare. Questo livello di garanzia è basso, come dicevamo prima, e per questo, diciamo, stiamo realizzando ovviamente una soluzione a regime che entrerà in vigore, a cui tutti voi dovrete adeguarvi da qua a qualche anno. Non dico quanti anni perché è un tema ovviamente che è ancora all'attenzione del confronto con l'associazione di categoria, ovviamente la vostra associazione di categoria chiede più anni possibili, d'altra parte ci sono delle norme da rispettare, la norma è generica da questo punto di vista, quindi credo che questo sia un aspetto, diciamo, che sicuramente oggi vede l'agenzia, confida, ma anche e soprattutto lo stesso governo, diciamo, attenti a trovare appunto un compromesso realistico, credibile e concreto. Sicuramente quello che l'agenzia sta cercando di fare è, insieme a Confide, qui insomma loro sanno quanto ci teniamo, quanto loro è quello di uscire quanto prima anche a pubblicare, il secondo provvedimento con le seconde specifiche tecniche, quelle appunto della soluzione al regime. Il nostro obiettivo è cercare di pubblicarle entro la fine dell'anno, in modo tale che già i gestori e i produttori hardware e software saranno in grado di diciamo, attivarsi immediatamente per poter iniziare a produrre anche, diciamo, la parte hardware che servirà per la soluzione a regime e metterla subito in commercio, per cui così, se ci sarà qualcuno che deve necessariamente disfarsi di macchine obsolete, potrà già acquistare una soluzione, diciamo, a regime e fare l'investimento una volta sola.
Tornando alla soluzione transitoria, quindi, un ruolo importante ce l'ha il produttore software, perché ovviamente si dovrà accreditare anche lui, quindi assumerà una certa responsabilità perché verrà identificato dall'Agenzia delle Entrate, e a lui l'agenzia rilascerà il certificato, diciamo, pubblico, la chiave pubblica da apporre, da inoculare, diciamo, nel software, che poi verrà installato sul palmare e che sigillerà elettronicamente i dati da trasmettere all'agenzia. Questo aspetto ve l'ho detto, cioè la lettura verrà fatta ovviamente ogni qualvolta il gestore, un suo delegato, un suo tecnico abilitato, andrà lì a leggere le informazioni attraverso il palmario, attraverso il transponder, e poi dovrà essere ovviamente trasmessa tempestivamente questa informazione subito dopo la rilevazione in prossimità del luogo di rilevazione del dato. Al momento della ricezione del file sigillato, il server dell'Agenzia delle Entrate trasmetterà un esito e dirà: ok, ho ricevuto, ti ho riconosciuto, ho trovato che il file che mi stai mandando è di un soggetto censito, di un sistema master censito, mi arriva da un palmare, da un'email, e quindi mi arriva con il certificato che io ho rilasciato a quel soggetto, quindi è corretto, e il contenuto, il file, è formalmente corretto, e quindi mi rilascia un esito di avvenuta ricezione positiva. Se per caso uno di questi fattori non convince ovviamente il server dell'Agenzia delle Entrate, quindi non riconosce per esempio il gestore perché il gestore non si è mai censito, non riconosce il sistema master perché il gestore non ha mai trasmesso la matricola di quel master, non riconosce il certificato perché quel certificato non è stato mai rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, a quel punto, ovvero c'è un errore formale, diciamo, nel file, per cui, diciamo, nel file che è stato strutturato dal software, a quel punto l'esito, la ricevuta di esito, sarà un esito di scarto. Ovviamente verrà specificato il motivo dello scarto, quindi il gestore potrà rilevare attraverso poi la lettura di quell'esito il motivo dello scarto. Questi esiti verranno anche, come vi dicevo prima, pubblicati nel cassetto fiscale, chiamiamolo così, del gestore, quindi nel portale del gestore, dove il gestore avrà a disposizione tutte le informazioni di ritorno delle sue trasmissioni. Quali saranno le informazioni da trasmettere? Le informazioni da trasmettere saranno fondamentalmente quelle oggi già contenute nel tracciato EVA DTS, che è quello che oggi viene gestito da tutte le vostre macchine, e fondamentalmente sono quelle relative all'ammontare complessivo del venduto, dell'incassato, eventualmente, se le macchine sono dotate di tubi di resto, del totale reso dai tubi di resto verso i tubi di resto, e così via, la matricola del sistema master e la data e l'ora del prelievo dati. Ci sono alcune macchine, alcuni sistemi master, quelli più nuovi, che hanno una memoria che si resetta a ogni lettura e definiscono un progressivo. Altri sistemi master che invece vanno con il cosiddetto totalizzatore, cioè incrementano in maniera sequenziale l'ammontare di questo totale venduto, incassato, l'ammontare di questi dati. Ovviamente il tracciato prevede, nella soluzione transitoria, entrambe le possibilità di trasmettere entrambe le tipologie di dati, per cui chi rileverà i dati da un sistema master che funziona a totalizzatore, ovviamente il software compilerà quei determinati campi, chi invece ha il progressivo, il software compilerà le altre tipologie di campi. Queste informazioni le troverete allegate, appunto, ci sarà un tracciato XML con tutte le varie occorrenze, le troverete allegate al provvedimento, alle specifiche tecniche del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
c'è un aspetto importante della norma che la soluzione transitoria in qualche maniera tralascia, e cioè la memorizzazione dei dati. Se prendete appunto l'articolo 2,2, ma anche il comma 1, prevedono entrambi che l'obbligo sia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati. Questa memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, dice la norma, devono avvenire attraverso strumenti tecnologici in grado di garantire sicurezza e inalterabilità del dato. Per venire incontro alle esigenze appunto del mondo del vending, così come ci ha chiesto la vostra associazione, questa soluzione transitoria non riesce a gestire la fase di memorizzazione dei dati all'interno di una memoria sicura della macchina, perché avremmo dovuto modificare i vostri sistemi master, avremmo dovuto pretendere la modifica quantomeno delle memorie dei sistemi master, cosa che avrebbe comportato con tutta probabilità la sostituzione dell'intero sistema master delle vostre macchine. Per questo motivo, diciamo, nella fase transitoria la memorizzazione di questi dati deve avvenire sui vostri sistemi gestionali. Ovviamente sono dati che nascono in formato elettronico, in maniera digitale, vengono trasferiti con tutta probabilità al vostro sistema gestionale, come anche al sistema dell'Agenzia delle Entrate, in maniera informatica, e pertanto devono essere conservati. Vi suggeriamo di conservarli attraverso, diciamo, le regole tecniche che sono previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2014, che definisce appunto la conservazione elettronica dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale. Oltre ai dati, diciamo, per una vostra tranquillità e un vostro processo di trasparenza, ma anche di normale, diciamo, controllo e gestione interno, oltre ai dati di rilevazione dell'incassato, del venduto dalle macchine, sarà opportuno che vi conserviate anche tutte quelle trascrizioni, quei giustificativi, documenti giustificativi che vanno a correggere i dati che rilevate dalle macchine rispetto a ciò che andate in qualche maniera poi a registrare come corrispettivi effettivi. Molti di voi nella fase di conta, per esempio, dei soldi, quando si portano i soldi in casa, rilevano delle discrepanze rispetto, diciamo, all'ammontare dell'incassato rilevato informaticamente dal sistema master. Perché? Perché magari c'è qualche patacca dentro, chiamiamola così, si sono persi dei soldi per strada e quindi rincorrete il vostro addetto, o altre situazioni del genere, furti, diciamo, ora insomma, ce ne sono, ammanchi, eccetera. Quindi ovviamente nella fase di registrazione dei dati, diciamo, nella vostra contabilità, delle differenze ci possono essere. Queste differenze devono essere ovviamente, di queste differenze si deve lasciare traccia. È importante, dovreste farlo già oggi nel vostro processo contabile. Vi suggeriamo di farlo ancora di più domani, visto che i dati saranno tracciati e saranno trasmessi all'agenzia, per evitare domani dovesse venire a farvi visita l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, di evitare, diciamo, complicazioni nella fase di confronto. Io mi auguro che non vengano questi verificatori, se si è credibili nella fase di trasmissione dei dati, se l'andamento dei dati, diciamo, è costante, non ci sono particolari anomalie nella rilevazione di questi dati, eccetera, questi controlli non ci saranno. Ma lì dove ci dovessero essere, lasciar traccia nella propria contabilità di tutte le operazioni che si fanno, dal momento in cui si rilevano i dati al momento in cui poi si vanno a contabilizzare e a dichiarare, è fondamentale per un vostro processo di trasparenza interno e per ovviamente evitare complicazioni con eventuali processi di controllo che l'amministrazione finanziaria potrebbe fare. Anche su questo aspetto, con la vostra associazione di categoria, visto che ci siamo conosciuti in questi mesi, abbiamo rilevato che
diciamo, dal punto di vista della prassi amministrativa non c'è oggi un indirizzo ben chiaro su questo, su questi procedimenti. Ognuno un po' fa come ritiene giusto, come diciamo, magari gli suggerisce il proprio commercialista, il proprio intermediario fiscale. Allora, con l'associazione di categoria ci siamo detti che è molto importante avviare un processo di analisi, anche ovviamente appena finiremo questo lavoro, per magari come agenzia delle entrate diramare una circolare operativa per chiarire anche questi aspetti di corretta gestione contabile. Ok? Quindi anche su questo fronte cerchiamo di uniformare il comportamento e dare degli indirizzi che possano evitare dubbi e far comportare le persone in maniera più corretta possibile, per evitare errori, per evitare ingiustificati controlli. Questo è l'obiettivo. Come vi dicevo prima, il sistema che stiamo realizzando, la parte, ovviamente tutti questi servizi online che stiamo mettendo a disposizione del gestore, consentiranno poi di trasmettere tempestivamente all'Agenzia delle Entrate informazioni riguardo le fasi di dismissione, di furto, di momento di assistenza tecnica, cessione o guasto dei propri sistemi master, in modo tale che l'Agenzia sa perché da quel sistema master non stanno arrivando più dei dati. È importante questo, è importante, quindi ripeto ancora una volta, che il gestore si abituino, questo è un nuovo adempimento per cui almeno questo bisognerà farlo, è però importante che si prenda subito abitudine e confidenza con questo processo, tutto online, vi ripeto prima, è tutto in realtà gestibile, soprattutto per chi ha un numero notevole di macchine attraverso un software, questo lo vorrei ribadire. Si potrà, appunto, si dovrà il gestore prendere subito confidenza con questo sistema, con questi servizi online, e dovrà tempestivamente aggiornarli. Questo perché? Per evitare che, appunto, scatti qualche campanello di allarme da parte dell'agenzia. C'è un master che è stato censito, a un certo punto da quel master non mi arrivano più dati da un bel po' di tempo. Per quale motivo? Perché non mi è stato comunicato che è stato dismesso, c'è stato un furto, sta in assistenza tecnica o così via. Io mi aspetto che quel master è attivo, perché non mi stanno arrivando dati? Da questo punto di vista, non mi ricordo, credo non l'ho detto, forse citato nelle slide prima, credo. Eccoli qua, sono 30 giorni, sì, è citato qua. Allora, anche qui è stato fatto un approfondimento con i vostri rappresentanti. La rilevazione del dato presso gli apparecchi ci è stato detto che avviene con una tempistica ovviamente diversificata a seconda dei consumi che avvengono attraverso quella specifica vending machine. Quindi può essere addirittura giornaliera, può essere settimanale, infrasettimanale, può essere settimanale, può essere ogni 10 giorni. Ci hanno detto che tendenzialmente oltre 14, dopo due settimane più o meno, la vending machine viene letta. Noi, per stare tranquilli, abbiamo messo un tetto in termini temporali di 30 giorni, cioè entro 30 giorni ci deve arrivare un dato, diciamo, se il sistema master è attivo e non è stato dismesso, non sta in manutenzione, eccetera. Quindi se il sistema master è attivo, entro 30 giorni, almeno entro 30 giorni, una trasmissione ci deve arrivare, altrimenti ovviamente ci aspettiamo che c'è qualche problema. Però ripeto, se c'è qualche problema c'è la possibilità di comunicarlo tempestivamente attraverso il portale e quindi gestire queste criticità. Ovviamente nel momento in cui magari si è rotto il sistema master, si è comunicato che è in assistenza tecnica e poi viene rimesso in servizio, ovviamente ci si deve ricordare di cambiare lo stato sul portale dell'Agenzia delle Entrate di quel sistema master da in assistenza tecnica a di nuovo attivo. Attenzione, perché anche qui è emerso durante il confronto che esistono degli apparecchi, sono queste, le abbiamo definite, ma insomma, cioè anche qui abbiamo cercato di iniziare a uniformare anche la terminologia. Vedrete che all'interno delle specifiche tecniche, all'inizio delle specifiche tecniche, c'è una specie di una sorta di glossario che dà delle definizioni, e magari saranno finalmente anche delle definizioni che verranno usate in maniera appropriata da tutto il settore.
cioè abbiamo cercato ovviamente di utilizzare quelle che erano le terminologie che sono già diffuse nel vostro settore. Abbiamo individuato che esiste una torre di ricarica, esistono delle torri di ricarica, cioè quegli apparecchi dove ci si ricarica la chiavetta, o addirittura oggi si ricaricano i cellulari, quindi si fa una ricarica e quindi si inseriscono i contanti. Anche se quella torre è staccata da un distributore in senso stretto, poiché quella torre acquisisce delle informazioni relative a un incasso, anche da quella torre per noi rappresenta, diciamo, un punto di raccolta, e lì dietro c'è un sistema master, quindi devono essere censite, e le informazioni che vengono acquisite e memorizzate da quel sistema master devono essere trasmesse. Quale sarà la soluzione a regime? Per la soluzione a regime, vi stavo dicendo, è proprio iniziato il confronto ora con la vostra associazione, quindi stiamo proprio costruendo, però l'obiettivo di massima è quella di cercare di mantenere libero il mercato di produzione del sistema master e delle vostre, insomma, della parte hardware delle vostre macchine libero. Noi non vorremmo, rispetto a quello che facciamo oggi con i registratori di cassa, andare a fare una certificazione di tutta la macchina. Vorremmo evitare questo per rendere il mercato e voi liberi di poter ovviamente trovare le migliori soluzioni, quelle che anche consentono una gestione sempre più flessibile, sempre più ampia delle vostre macchine. Se oggi esiste un sistema master che magari può essere voluto con un sistema di pagamento peer-to-peer, se questo sistema master noi prevediamo che deve essere sottoposto a certificazione fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria, significa che se volete fare questa implementazione dovrete prima passare da un'approvazione dell'agenzia, e noi non vorremmo entrare in queste dinamiche. Deve essere libero il mercato di operare da questo punto di vista. Quindi la soluzione è che, però d'altra parte, dobbiamo rispettare il dettato normativo. Il dettato normativo ci dice che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere fatte con uno strumento che garantisca sicurezza e inalterabilità del dato. Anche la memorizzazione, che nella soluzione transitoria vi abbiamo fatto vedere, stiracchiando un po' e prendendoci la nostra responsabilità, ma motivandola appunto con la situazione di un mercato che non può essere colpito, diciamo, nell'arco di un anno da investimenti notevoli che ovviamente potrebbero comportare anche la morte di soggetti che oggi gestiscono questi apparecchi, abbiamo cercato appunto di evitare, cioè abbiamo cercato di evitare di far fare investimenti nella soluzione transitoria immediati. Però questi investimenti qualcosa bisognerà farli, diciamo, nel medio termine, quindi per la soluzione al regime. E allora abbiamo la soluzione che si stava pensando è quella di prevedere la possibilità di collegare ai sistemi master esistenti una periferica, ovviamente una periferica che dia garanzie di memorizzazione del dato, che dia garanzie di certificazione ovviamente su quella memoria del dato, per cui magari quel certificato che oggi installiamo nella soluzione transitoria nel software del Palmare lo installeremo in questa periferica, nella memoria sicura di questa periferica, e quindi questa periferica leggerà i dati del sistema master, li sigillerà e li ridarà al sistema master, che potrà sempre ritrasmettere all'agenzia delle entrate. Anche per la soluzione a regime vorrei dare un elemento di tranquillità. Proprio perché il file verrà memorizzato e sigillato all'interno della macchina, il file stesso potrà essere trasmesso o direttamente dalla macchina, se domani questa macchina sarà in grado sarà implementata con una soluzione di collegamento online, oppure sempre attraverso i palmari o i device mobili a disposizione.
Io credo di aver fatto, diciamo, la panoramica abbastanza ampia sul sistema, su quello che in qualche maniera vi ritroverete da qui a poco pubblicato sul provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sulle specifiche tecniche in particolare, adesso allegato. Resto a disposizione per domande insieme anche ai vostri tecnici che hanno collaborato con noi alla predisposizione di questi documenti. Grazie. Possiamo partire con la sezione di domande. Noi siamo qui per cercare di rispondere a tutte le vostre domande, vediamo se ci riusciamo. Qualcuna domande? Non si è parlato di OGS, non si è parlato di OGS e del mondo delle macchine semiautomatiche. Allora, perché l'obbligo è legato ai distributori automatici in senso stretto. Le macchine a cialde, quelle che anche nei nostri uffici, nel mio ufficio esistono, nel mio ufficio esistono anche le vending machine, i distributori automatici in senso stretto, insomma, però la macchinetta che lavora a cialde, le cialde vengono vendute, diciamo, da un operatore al consumatore, al cliente e vengono fatturate, quelle sono escluse dall'obbligo di, diciamo, rilevazione del dato, eccetera. Le macchine che sono, per i quali c'è l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica sono le macchine automatiche in senso stretto, cioè quelle che hanno un cosiddetto sistema massa, hanno un sistema di pagamento, ovviamente, quindi hanno una rilevazione del dato attraverso un sistema master e una distribuzione, quindi un'erogazione del prodotto o del servizio attraverso, diciamo, questo apparecchio, questa apparecchiatura elettronica, diciamo, se è corretto il termine. Prego. D'altra parte la vedevo difficile. Allora, questo aspetto vorrei precisare, sarà presente proprio all'interno del provvedimento, penso che sarà proprio uno dei primi articoli del provvedimento, identificherà le cosiddette vending machine, che sono soggette all'obbligo di cui al decreto legislativo. Colgo l'occasione per farvi notare che non si parla tanto di distributore automatico, ma di vending machine. È stato più volte nominato questo termine. In realtà, con l'Agenzia di Entrata abbiamo fatto anche un percorso di unificazione della terminologia e delle definizioni. Il distributore automatico è stato considerato, diciamo, il contenitore stupido, tra virgolette, mentre la vending machine è quello strumento dotato anche di sistema di pagamento e che è in grado quindi di recepire dei pagamenti e di erogare dei prodotti insieme. Scusi, sempre a proposito, siccome lei ha detto le cialde vengono cedute, lei sa che le cialde per i distributori dell'OCS seguono l'assimilazione alle vending machine e quindi noi applichiamo IVA 10 anche quando c'è la fattura. Questa sua affermazione, siccome questa cosa non è mai stata chiarita in tutti questi 20 anni di mondo cialde, potrebbe un attimo Sì, spaventare. spero che più che spaventare rassicuri, insomma, se volete ampliamo anche ai distributori semiautomatici l'obbligo di trasmissione, ci dovremmo inventare qualcosa. Comunque, a parte questo, se la questione è quella interpretativa che so essere stata rappresentata già su altri tavoli, però dalla vostra associazione all'Agenzia delle Entrate, credo che avete fatto una richiesta di consulenza giuridica. Stanno predisponendo, insomma, la vostra associazione una
appunto consulenza giuridica che sottoporranno l'agenzia, e l'agenzia potrà ufficialmente, diciamo, risolvere la questione interpretativa. Non la risolviamo qua perché, diciamo, ci dovremmo concentrare su quello che sono gli aspetti della... Grazie. Non c'è nessuno che ha una domanda sul fatto... No, volevo chiedere, seppure mi sembra che mi abbia dato un accenno, noi di fatto una sorta di censimento, seppure non con l'agenzia delle entrate, già lo facciamo con anche il pagamento di una reversale. Mi chiedevo, in un'ottica di non replicare anche i dati, anche di avere noi diciamo un beneficio, pensa si potrà... Sì, il nostro auspicio è assolutamente quello, è uno dei primi aspetti che abbiamo affrontato con la vostra associazione. Ovviamente noi siamo un'amministrazione e dobbiamo sensibilizzare, lo deve fare la vostra associazione, il legislatore. E da questo punto di vista avete un alleato, cioè l'Agenzia delle Entrate. Dobbiamo sensibilizzare non solo il legislatore nel caso in cui ci siano delle norme da modificare, perché probabilmente quegli adempimenti oggi sono prescritti da norme regionali, nazionali, locali, bisogna andare a guardarle tutte, un po' qualcosa ce l'hanno trasmesse la vostra associazione e le abbiamo iniziate a studiare. Dobbiamo ovviamente aprire un tavolo di dialogo con queste altre amministrazioni, riuscire a far capire a loro che è importantissimo per andare incontro ai contribuenti, perché io sono un cittadino prima di essere un rappresentante dell'amministrazione fiscale, quindi sono come voi. Odio quando da cittadino vado presso una pubblica amministrazione a fare degli adempimenti. Pretenderei che l'amministrazione mi chieda le cose che veramente non sa. Ma se una pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione nel suo complesso, ha delle informazioni, perché ce l'ha l'agenzia piuttosto che ce l'ha l'ASL, piuttosto che ce l'ha un altro ente, e non se le mette in condivisione al suo interno, questa cosa mi fa un po' incavolare, no? E dice andatevi a recuperare. In realtà ci sarebbe anche una legge, la Bassanini, che prevede un'autocertificazione. Però, diciamo, purtroppo l'amministrazione da questo punto di vista è ancora... vessatoria. Però queste tecnologie, questi processi dovrebbero aiutare proprio questo ad andare incontro a questi processi virtuosi. Il nostro auspicio e la nostra promessa all'associazione è che appena conclusa questa fase, perché purtroppo questa fase è complessa e abbiamo i tempi stretti perché dal 1° di gennaio dovete partire, ci mettiamo al lavoro e cerchiamo di aprire questo tavolo anche con le altre amministrazioni. Da qui probabilmente a un anno riusciamo, speriamo, a risolvere questo. Noi ce la metteremo tutta, ovviamente non dipenderà solo da noi. In realtà la norma non lo dice, quindi diciamo è un qualcosa che lo facciamo perché ci crediamo, perché, ripeto, crediamo in quella strategia che all'inizio vi ho descritto, cioè quella in cui l'amministrazione non rompe più le scatole ma cerca di supportare i contribuenti. Amministrazione ovviamente fiscale, ma in questo caso potrebbe essere tutto. Dobbiamo fare dei passaggi perché ci sono delle norme da rivedere, dobbiamo capire se quegli adempimenti si possono tutti superare attraverso questo censimento. Probabilmente mi immagino che se un'amministrazione, immagino l'ASL, no? Qualche adempimento ce l'avete, il comune, ecco. Se il comune pretende delle informazioni che non sono contenute tra le informazioni che sono oggi previste per il censimento, dovremmo per esempio implementare quel tracciato, però almeno le trasmetterete una volta sola all'agenzia e l'agenzia poi le metterà in condivisione con i comuni, così evitiamo di farvele trasmettere più volte. Questo è l'obiettivo, però ripeto, dobbiamo costruirlo guardando bene tutto ciò che richiedono, in questo senso è, anzi, da questo punto di vista fate fronte comune, perché anche andare a fare il censimento di tutti gli adempimenti che magari avete non è facile, se soprattutto sono i singoli comuni a chiederlo, perché magari sono i singoli comuni, ognuno può chiedervi qualcosa in più. Anche lì si potrebbe iniziare a razionalizzare, magari scopriremo che qualche comune vi chiede qualcosa che non ha più il diritto di chiedere, giusto? Magari mi sto sbagliando, però potrebbe anche avere. No, è così. Vabbè. Però diciamo la volontà c'è, ecco, però con altrettanta franchezza vi dico che almeno all'inizio, visti i tempi, di fatto avrete un adempimento in più all'inizio, però avete la nostra promessa che insomma, con l'associazione ci
preveniremo subito dopo ad affrontare questo tema. Non mi è chiaro un dato del licenziamento. Se la finalità è avere il dato di VDTS, come mai viene richiesto anche il protocollo di comunicazione? È un'informazione importante per noi, perché abbiamo scoperto, abbiamo capito che diciamo, i sistemi master e i sistemi executive hanno una gestione diversa, diciamo, del sistema master. Su questo forse Pellegrini è più bravo di me, io non sono un tecnico, cioè ormai ho imparato qualcosa. Allora, sostanzialmente quello che viene chiesto è sapere se il sistema è executive o master, o MDB scusate, per sapere da dove viene poi preso il dato, cioè se viene preso dal sistema di pagamento o dal distributore automatico. Perché se executive si gestisce il sistema di pagamento sostanzialmente, in MDB va gestito il distributore automatico, per cui l'importante è per quello che è stata fatta questa distinzione, per sapere quale delle due viene censita. C'è sempre un master, esattamente, che può essere il distributore automatico nell'MDB o il sistema di pagamento nell'executive. Ma nella fase di censimento io censisco la macchina e il master. Il master. Però ci sono dei casi in cui c'è un sistema di pagamento che oggi è il master, per alcuni motivi per standardizzare il parco un gestore potrebbe decidere di fare il contrario, trasforma il master la gettoniera. A quel punto cambia un cavetto. Nella fase di censimento sul sito dell'agenzia di entrata andrà censito anche l'altro sistema non master, e un domani io cambio il protocollo. No, va gestito il master. Se cambi il protocollo per necessità tecniche tue e fai diventare master un altro sistema, no? E quello devi censire il nuovo master. È un aggiornamento. E disattivare il vecchio. Diciamo che è una procedura di aggiornamento del dato. Però diciamo, se da questo punto di vista queste diciamo, domande più tecniche, se le potete anche scrivere e mettere nero su bianco la vostra associazione, le canalizziamo, siamo ancora in tempo per riuscire a scoprire qualche elemento che magari ci è sfuggito, perché io penso che insomma, la stragrande maggioranza delle cose le abbiamo definite, le abbiamo strutturate, però questi momenti servono proprio anche a questo, quindi di qua diciamo a quando poi scatterà l'obbligo abbiamo anche ancora un po' di tempo per modificare qualcosina. Il provvedimento, una volta che uscirà, ovviamente sarà pubblico, le specifiche tecniche tendenzialmente saranno definite, cioè saranno definite, però ecco, le specifiche tecniche, i relativi allegati, qualche modifica la potranno subire durante, cioè sono online, ovviamente ci sarà la possibilità di farlo in questi mesi anche attraverso qualche fase di sperimentazione. Quindi queste domande più tecniche vi prego di canalizzarle alla vostra associazione il più puntualmente possibile. Buonasera, lei diceva che c'è da registrare sul device mobile l'email, il codice email del device e poi il software che io andrò a installare sul mio palmare, ma nel caso ci sia un guasto o un problema sul device mobile o sul software, come funziona? Dovrò reinstallare su un altro palmare lo stesso software? Non sarà più valida la trasmissione? Come si dovrà agire? Grazie. Sostituirà il device mobile e ovviamente su quello che avrà sostituito dovrà esserci il software con il certificato. Quindi diciamo è una gestione del palmare. Il palmare è semplicemente, abbiamo detto, un ponte attraverso cui trasmettere il dato, che contiene però al suo interno il software, che al suo interno c'è il certificato rilasciato. A parte che è previsto. L'email, la trasmissione dell'email, quindi della matricola del dispositivo mobile, è automatica, diciamo, lo rileverà direttamente il software. Se Roberto Pellegrini forse ci aveva sollevato a suo tempo la problematica della gestione, diciamo, delle sostituzioni dei palmari quando si rompono, se vuoi accennare a questo aspetto. Sostituzione palmare, sostituzione sistemi di palmaster anche.
Si è prevista anche la sostituzione del palmare, per cui se un palmare piuttosto che uno smartphone si rompe, no, si può andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate e registrare che è stato dismesso, semplicemente, oppure che è guasto. Abbiamo previsto anche le procedure per i servizi di hot swap, per cui la sostituzione del swap da parte dei centri di riparazione. No. Anche quello è stato previsto. Credo che possiamo dire di aver previsto tutto, tranne quello che ci siamo dimenticati. Sì. Sì, buonasera a tutti. Ascolti, intanto un invito magari che potrebbe essere utile per tutti attraverso, diciamo, il nostro sindacato, magari avere questa presentazione in PowerPoint per, diciamo, anche formato email in modo da esserci un pochettino d'aiuto magari per le varie fasi, per i vari step che ci sono per iniziare, per arrivare fino ad essere pronti al 1° gennaio. Poi una domanda un po' più tecnica dal punto di vista proprio di quello che diciamo ci interessa per i rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Ci sono dei tempi, ad esempio i 30 giorni che occorrono per andare ad aggiornare quelle che sono diciamo le anagrafiche e le presenze dei nostri distributori master all'interno del portale. Nel caso in cui benissimo siamo, come dire, superiamo i 30 giorni, è previsto un sistema sanzionatorio? Prima domanda. Il sistema sanzionatorio è previsto anche nel caso in cui non venissero come dire, trasferiti, trasmessi corrispettivi da un sistema master per un certo periodo? Ecco, se è previsto un sistema sanzionatorio, se superiamo appunto dei termini, dei limiti stabiliti in giorni o in mesi o in settimane, non so come li avete stabiliti, e se il sistema sanzionatorio può essere diciamo portato a conoscenza, sempre se è previsto. Grazie. Allora, il sistema sanzionatorio è previsto dalla norma, quindi andate sull'articolo 2 del decreto legislativo 127 e lì trovate la norma, un comma, ora non mi ricordo quale, 6 mi sembra, dell'articolo 2 che stabilisce qual è la sanzione. La sanzione è di qualche centinaia di euro per l'omessa trasmissione delle informazioni. La sanzione viene, ovviamente dovrà essere applicata con attenzione dall'agenzia. Il sistema che abbiamo creato dovrebbe essere garantista in questo senso, cioè, come vi dicevo prima, è demandato al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione della tempistica di trasmissione dei dati. Quindi, scavallato, diciamo, questa tempistica, salvo che non ci sia appunto la comunicazione di qualche criticità, e avete visto che ve le abbiamo messe, vi abbiamo creato il servizio ad hoc, superato questa deadline, ovviamente potrebbe scattare la sanzione, nel senso che l'agenzia si rende conto che c'è un sistema master attivo, abbiamo detto, non è stato comunicato che diciamo nell'arco di 30 giorni è disattivo, è guasto, è diciamo sospeso perché magari diciamo si ritrova in magazzino oppure si trova in una realtà che diciamo è aperto stagionalmente. E quindi diciamo se non c'è questa comunicazione e risulta attivo, entro 30 giorni l'agenzia si aspetta un dato. Ovviamente il dato lo potreste mandare anche a zero, poi se ci accorgiamo che questi dati arrivano sempre a zero, qualcosa inizierà, diciamo, a insospettire l'agenzia, ma è proprio questo il principio. Non andremo a fare dei controlli puntuali, attenzione, non è che stiamo lì a farvi una ricostruzione, no? Immediata di tutto il vostro giro d'affari, eccetera, eccetera. Questi dati serviranno ovviamente rimessi a disposizione dello stesso contribuente per lavorare e giocare più a carte scoperte. Ovviamente chi in qualche maniera dovesse non essere attento su questo processo potrà uscire fuori, emergere e quindi ovviamente l'agenzia si attiverà
come si attiverà? Potrebbe far arrivare un controllo e quindi andare a capire quali sono i motivi che stanno, diciamo, dietro a quella mancata trasmissione, a quella mancata comunicazione di sistema non attivo. Quindi prima di dire che si sanzioneranno immediatamente in automatico omesse trasmissioni, io, diciamo, ci andrei cauto. Ecco, l'amministrazione non vuole essere stare lì col fucile spianato a emettere immediatamente una sanzione. Certo, quello che vi raccomandiamo è: il sistema l'abbiamo creato in modo tale da consentire, con tempi sufficientemente ampi, 30 giorni, di comunicare se un sistema master non è attivo per una qualsiasi di quelle motivazioni. Se non fate questa operazione e non mi arrivano i dati da quella macchina, ovviamente un campanello d'allarme si accende. Il campanello d'allarme si può trasformare, ovviamente, a seguito di un processo anche di controllo, in sanzione, che è poi quella che è prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 127. Spero di aver dato una risposta esauriente o rispetto a quello che mi veniva chiesto. Sì, dai, io le rispondo per quanto riguarda le slide. Verranno pubblicate domani sera al termine di questi incontri. Domani abbiamo l'ultimo che si terrà a Catania, e domani nel pomeriggio le pubblicheremo direttamente sul sito di Confide e le invieremo a tutti gli associati. No, volevo semplicemente ricordare che ci sono aziende che fanno rientrare tutte le sere i loro operatori ed altre invece che lasciano portare a casa il furgone dai propri collaboratori. Nel caso in cui il collaboratore poi la mattina fosse impossibilitato a prendere servizio, per esempio perché è malato, se parte un giorno dalla sede avrà un altro palmare, non va a prendere a casa del dipendente malato il palmare. E cosa succede? È l'importante che su quel nuovo palmare sia installato il software con il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Quindi basta tenere dei palmari, sì, certificati. Come fate oggi? L'importante è che su quei palmari sia installato il software con all'interno il certificato, ovviamente rilasciato dalla casa di software che si sarà accreditata e verrà... Sì, l'ho precisato. Buonasera. Solo una scusate, solo una precisazione. Non c'è nessun legame fra il palmare e il sistema master. Non è che un sistema master deve essere preso da un palmare. Può essere preso da qualunque palmare dell'azienda. Basta che sia registrato questo palmare. Aggiungo, ovviamente, il censimento avverrà in maniera dinamica. Quando il gestore si sarà accreditato, avrà detto: queste sono le mie 10 matricole master abbinate alla mia partita IVA. Dopodiché, a un certo punto, arriveranno da email, quindi da palmari identificati con degli email, i dati di quelli singoli sistemi master. Ovviamente all'interno del tracciato ci sarà, abbiamo detto, la matricola del sistema master, la partita IVA del gestore. Quindi la prima cosa che fa il sistema è abbina l'email di quel palmare a quel gestore e a quel sistema master. Ovviamente se si rompe, diciamo, il palmare, potrà essere sostituito e riabbinerà il sistema un altro email al, diciamo, sempre alla stessa combinazione di elementi. Lo farà in automatico il sistema. Ovviamente l'importante è che però tutto sia censito, quindi in qualche maniera certificato, il software, eccetera, eccetera. E una domanda, siccome ho sentito che praticamente la trasmissione dei dati deve essere fatta in prossimità dei distributori, qualora ci fosse un problema di sistema proprio da parte delle agenzie di entrate, come purtroppo capita anche per tantissime altre situazioni, in quel contesto l'addetto al rifornimento dovrebbe rimanere lì in loco finché non riceve il messaggio di accettazione? Questa è una bella domanda. Io mi auguro che l'agenzia sia in grado di assicurare questo servizio. Abbiamo piena fiducia, però sì, spesso sì, capita. Sì. No, insomma, usiamo ovviamente il grano salis, quindi usiamo, diciamo che
anche lì può capitare, io ci riproverei più volte, anche allontanandomi, ma cioè, cercherei di trasmettere. Ma dopodiché il lavoro degli addetti al rifornimento è tutto basato sul tempo. Sì, quindi... sì, per carità, ovviamente questo non dobbiamo pretendere che l'operatore rimanga là. Posso dire però che ecco, questi sono i monitoraggi che riusciremo a impiantare in maniera automatica. Se guarda caso, sempre da quel gestore mi risulta che i dati non vengono mai trasmessi in prossimità della macchina, mi si accende un campanello d'allarme. Diciamo che utilizzeremo con buon senso le informazioni che ci arriveranno. Perfetto, grazie. Una gentilezza, volevo sapere se attualmente è in corso una sperimentazione, un beta test sul tutto. Allora, a partire, spero, dal 15 di luglio, perché stiamo aspettando ovviamente soggetti, prima cosa vedo difficile, sarà disponibile all'interno del portale dell'Agenzia delle Entrate, ve lo dico già da ora, un link, si chiamerà Fatture e Corrispettivi. Cliccando lì, ovviamente essendo accreditati ai sistemi dell'Agenzia, quindi Fisco, l'accreditamento Fisco Online e Entrate, e accedendo a quel portale ci saranno due box, uno fatturazione e l'altro corrispettivi. Entrando in quello corrispettivi troverete i servizi di cui vi parlavo prima. Ovviamente i servizi che avrete a disposizione saranno prima di tutto per i produttori, per esempio software, che dovranno loro iniziare ad avere accreditarsi ad avere i certificati per poi installarli e poi fare le prove, no? E poi ovviamente sarà anche a disposizione dei gestori per fare il censimento. Ora, le tempistiche di rilascio di tutti questi servizi non ve li so dire immediatamente perché Sogei ci sta lavorando. Non è una cosa banale, cioè per chi è tecnico può capire che cosa c'è dietro, anche da parte nostra. E ovviamente quindi, però, diciamo, tendenzialmente a partire da questa data si potranno iniziare a testare di fatto i servizi che saranno previsti e pubblicati con le specifiche tecniche. I gestori da quando avranno l'opportunità di trasmettere? Mi auguro, ripeto, a partire da luglio, però ora. Ora non uscire di qua e dice con certezza da luglio. No. Cioè, vi sto dicendo che mi auguro anche io, non ve lo posso dare per certo, però sicuramente dovremo cercare di darvi sufficiente tempo per poter fare queste operazioni e quindi diciamo entro l'estate sicuramente cercheremo. In questo caso è previsto, perché questa è una cosa ben fatta sicuramente, ma ci può essere un margine d'errore, insomma, sì, ci sono magari delle eccezioni che non sono state... Servirà proprio per questa la fase di sperimentazione, ci sarà ovviamente un numero verde, una mail di assistenza anche soprattutto tecnica messa a disposizione da Sogei per poter interfacciarsi, segnalare, ovviamente come dice lei anche per eventualmente risolvere noi dei problemi, delle criticità che non ci sono sfuggite, quindi assolutamente servirà anche per questo. Grazie. Una domanda. Immagino che il momento del censimento, il termine massimo è entro il gennaio 2017. Entro dicembre. Entro la fine di dicembre 2016. Ma avviene in due momenti, nel senso che vengono censiti i sistemi master per poi in qualche modo ricevere il QR code e quindi questo viene abbinato nel momento del primo invio dei dati? Avrete tempo fino al 23, se non ricordo mai, c'è scritto nelle specifiche tecniche, di dicembre per accreditarvi al sistema e censire i propri sistemi master. Ovviamente non vi riducete all'ultimo momento, tutto qua. Una volta accreditati, cioè poi la procedura di accreditamento dovrebbe essere abbastanza veloce, come vi ho descritto. Se avete anche tante macchine lo potrete fare con un software. Una volta accreditati e censite le macchine, automaticamente per ogni macchina vi verrà rilasciato, vi verrà inviato il file col QR code. Si stampa col QR code e si deve ovviamente riportare, come abbiamo detto, sull'apparecchio. Cercate di farlo, ora non è previsto dentro, non abbiamo detto quando bisogna applicare questo QR code, ci aspettiamo che venga applicato subito ovviamente.
ci sarà un margine di tempo, soprattutto nella fase iniziale, non vi preoccupate di sanzioni, però diciamo cercate di applicare, di fare questa procedura contestualmente o diciamo, in termini molto stretti, stringenti rispetto alla partenza del 1° di gennaio 2017. Se lo fate durante il mese di gennaio non credo che ci saranno grossi problemi. Ok, in merito c'è lo statuto del contribuente che vi difende. Invece in merito all'installazione dei distributori ci possono essere sicuramente dei casi in cui da parte del gestore c'è una forma di rimborso per la locazione, per un rimborso spese per acqua corrente o qualsiasi altro diciamo onere. Questo è in che modo viene, può essere così in qualche modo manifestata verso l'agenzia della nella vostra contabilità va gestita questa roba qua. Queste informazioni non le chiediamo nel tracciato, queste informazioni già oggi rientrano, devono rientrare ovviamente, essere registrate nella vostra contabilità, quindi continuerete a fare esattamente quello che fate oggi. Ok, volevo precisare, cioè riprendo spunto, qui non si tratta di modificare il processo contabile che oggi avete dei vostri dati, dei corrispettivi. Magari, come abbiamo detto prima, coglieremo l'occasione anche qui con Confida per vedere un attimo, perché abbiamo capito che c'è diciamo, un comportamento non uniforme da parte vostra sul territorio. Cercheremo di darvi degli indirizzi anche da questo punto di vista. In realtà qui valgono le regole contabili. Detto questo, qui trasmetterete le informazioni che vi abbiamo detto, cioè quelle che sono contenute diciamo, nella memoria del sistema master e vengono lette al momento dello scassettamento, del rifornimento della macchina. Okay, noi utilizzeremo queste informazioni per un'attività di confronto, per un'attività di analisi del rischio e dopo, nel caso in cui emergano elementi di anomalia e si va lì dal contribuente per fare un controllo, a quel punto ovviamente andremo a controllare la contabilità e cercheremo lì dentro di trovare un confronto, una coerenza tra quello che ci è stato trasmesso e quello che avete poi portato registrato in contabilità. Ok, un'ultima cosa, un gestore ha un parco macchine, facciamo ipotetico, di 10 distributori con 10 master. Immagino che per poter adempiere in qualche modo a una sostituzione dovrà avere dei sistemi di in qualche modo di riserva, quindi questi verranno comunque comunicati, cioè, sì. Anche sì. Questi master dicendo che sono comunque fermi in magazzino. Sì, l'ha detto prima Pellegrini, il censimento che farete e ovviamente manterrete dinamicamente nel tempo, dovrà essere fatto anche per quanto riguarda i sistemi master che avete in magazzino. È stata tra l'altro una richiesta proprio di Confida e quindi poi avremo ovviamente lo stato che potrà essere attivo o messo in servizio. Disattivo in questo sì, senso? Sì, ora insomma la dicitura okay. Non me la ricordo, però vabbè, nella fase di censimento. Solo per capire, insomma. È importante. Grazie. Sì, grazie a lei. Allora, di nuovo io, anche se la domanda è abbastanza tecnica, ma noi come gestori alla fine sul distributore dovremmo fare, dobbiamo soltanto impostare l'audit mode in era DTS? Sostanzialmente sì. Ecco, basta così. Può spiegare anche a me l'audit mode? La programmazione del sistema di pagamento. Diciamo il formato del prelievo dei dati. Ah, ok. Sarà il sistema software sul Palmari a trasformarli in XML, sigillarli e poi. Sì, siccome però ci sono diverse modalità di raccogliere i dati, sicuramente quella più ampia è la DTS, però non so, ecco, magari chi non ce l'ha lo dovrà prevedere, diciamo, di programmare il distributore in questo modo. Mi può fare qualche esempio?
No, i dati sono identici, però l'EVA DTS dà molte più informazioni rispetto magari a un audit fatto magari con pochi dati. No, no, ecco, sì, allora sì, da questo punto di vista diciamo ci siamo attestati sull'EVA DTS. Però diciamo da parte nostra prevede comunque un intervento sulle macchine. Sì. Ecco. Ovviamente le informazioni da trasmettere dipenderanno anche dalla capacità della macchina, no? Cioè se la macchina c'ha, che ne so io, solo la gettoniera a moneta e non c'ha la chiavetta come sistema di pagamento, nel tracciato vedrete che avrete da compilare. Sì, sì, sarà un capo a zero per dire, però il capo risulta. Sì, sì, okay. Sì, sì. Poi dal tracciato riuscirete a vedere tutte le occorrenze, i controlli, campi obbligatori. Volevo solo precisarvi una cosa che, anche se è stata detta poco fa, però credo sia importante mettere in evidenza perché è diverso dalla prassi di molti gestori, cioè la matricola che si va a dare al sistema master, quindi al sistema di pagamento, chiamiamolo sistema di pagamento nel caso più tipico, è un numero che è equiparabile al numero di telaio della macchina, cioè oggi credo la stragrande maggioranza dei gestori quando sostituisce un sistema di pagamento, sicuramente chi lavora con gestionali, ma quando sostituisce un sistema di pagamento ha generalmente un identificativo di quella macchina che viene programmata all'interno del sistema. Quando sostituisce il sistema perché si rompe banalmente o per qualsiasi altra ragione, questo numero viene riprogrammato all'interno della nuova scheda, cioè si prende una scheda vergine o precedentemente utilizzata e viene riprogrammato con l'identificativo, chiamiamolo, della macchina. Questa prassi non sarà più corretta, perché quello che viene identificato, è stato detto, però è bene che sia chiaro, perché credo che oggi pochissimi gestori facciano una cosa del genere, quando viene installata una nuova scheda, l'identificativo della scheda è già nella scheda e io non devo riprogrammarci sopra l'identificativo della macchina o del punto vendita o chiamatelo come l'avete chiamato fino ad oggi. Quindi di fatto al momento del censimento il vostro identificativo di ogni sistema potrebbe essere anche, e sarà probabilmente, quello che attualmente utilizzate, no? Perché la macchina punto vendita 50 avrà come identificativo per l'Agenzia delle Entrate partita IVA più il numero 50, ok? Partita IVA del gestore più il numero 50. Naturalmente se il giorno dopo fatto il censimento viene sostituita la scheda, quel 50 deve essere reso inattivo con le procedure che abbiamo visto e viene messo una nuova scheda che naturalmente non deve essere riprogrammata a 50 perché tutte le informazioni non sarebbero più coerenti, banalmente i progressivi, la data di prelievo precedente, tutte le informazioni che vengono trasmesse. Questo è importante perché, almeno a quanto diciamo è nelle nostre conoscenze, molti gestori fanno questo tipo di operazioni, corretto? Lo volevo precisare perché non è così, cioè può sembrare immediato perché considera il numero di telaio o il numero della scheda, ma naturalmente per il vending, per il settore, non è così immediato. Ecco, allora proprio in virtù di questo volevo parlare, quindi praticamente si dovrebbe censire oltre ai distributori automatici anche i sistemi di pagamento. Cioè questa è proprio la domanda, nel senso nel tracciato master, EVA DTS... Il sistema master va censito. Ok, ma nel tracciato EVA DTS allora sarebbe stato più semplificativo inserire direttamente la matricola del distributore. Cioè in questo caso qui, come dice lei giustamente, se vai a cambiare il sistema dopo c'è un altro numero identificativo. Ma allora a questo punto il censimento non riguarda solo le macchine, anche i sistemi di pagamento. Guarda solo i sistemi di pagamento, solo allora, il sistema master, perché è quello che recepisce i pagamenti effettuati con denaro e con sostitutivi di denaro. Ok. Quel dispositivo attraverso il quale passano tutte le transazioni, certamente. A meno che non sia un sistema, non abbia lei un sistema MDB, allora tutte le transazioni passano dalla CPU della macchina. In quel caso censirà il master della macchina, la matricola della macchina. Ma se no, insomma, comunque la matricola da gestire è sempre solo quella del master, il distributore non ci importa sapere la matricola. Ok. Altra.
Nessuno chiede cosa succede nel caso in cui si faccia un'integrazione oppure nel caso in cui da un cliente abbiamo un distributore in vendita libera? Allora, se un distributore non ha il sistema di pagamento, quindi è chiaro, non va gestito. Se il distributore ha questa configurazione, il cliente, il consumatore, per accordo con l'azienda, preme il bottone, gli viene erogata la bevanda senza alcun tipo di pagamento, quella consumazione verrà fatturata al cliente. Non è una transazione che passa attraverso il distributore, quindi non c'è nessun sistema master da gestire. Sarà uno di quei casi che verrà indicato nel documento contabile che fa da ponte tra i dati inviati all'agenzia e quelli che saranno sul nostro corrispettivo. Se ci fate caso, nei tracciati EVA DTS non c'è nessun campo che si chiama corrispettivo. Quei dati che vengono inviati sono dei dati che consentiranno a noi di registrare, secondo le nostre normali pratiche che vengono tuttora effettuate, il corrispettivo sui nostri registri. Sottolineo quindi a questo punto l'importanza di tenere un documento ponte con il quale si gestiscono quelle partite che consentono di allineare il dato trasferito con il dato nostro contabile. Questo anche perché ci potrebbero essere delle discrepanze temporali. Io faccio passare l'operatore oggi da un distributore, sdato il distributore, mi parte un dato verso l'agenzia delle entrate, conto tra una settimana, conto tra tre giorni, conto domani, quindi registro un corrispettivo che è disallineato temporalmente con questo dato. Se invece avete dei distributori con un sistema di pagamento nel quale il prezzo impostato al consumatore è solo una parte di quello che è il corrispettivo, perché una parte viene fatturata direttamente al cliente, allora sì, in questo caso è necessario, perché è presente un sistema di pagamento, censire il master e gestirlo con la procedura appena descritta. Anche se vende solo a chiave. Solo della parte però. Solo per la parte che viene gestita col pagamento, per il resto c'è la fattura. Buonasera. Senta, io volevo un chiarimento su quanto riguarda il dato elettronico che arriva all'Agenzia delle Entrate e l'importo che noi contiamo in azienda, perché il tragitto sembra breve, ma in realtà è molto, molto lungo da quando arriva un dato elettronico a quando arriva il denaro in cassa. Lei ha parlato di redigere un documento interno. Però siccome un eventuale controllo arriverà dopo anche, immagino, 3 anni, il documento interno noi possiamo anche redigere, ma che valenza c'ha a livello di Agenzia delle Entrate? Perché non è un documento ufficiale, c'è sempre bisogno della denuncia a chi vuoi, carabinieri, a che cosa. Dipende dalla situazione in cui vi trovate, diciamo. Cioè se avete subito un furto. Quindi insomma immagino che la denuncia la farete insomma non ci sono solo i furti. Se invece appunto è diciamo il normale allineamento del dato rilevato diciamo dalla macchina rispetto a materialmente l'incassato, lì già oggi immagino che qualche cosa la riportate, no? come elemento, almeno nei sistemi diciamo più ampi, più complessi, dove immagino ci sono parecchie macchine da gestire, ci sono parecchi operatori da gestire, eccetera. Il consiglio è quello di appunto riportare sempre una descrizione del motivo della differenza contabilizzata. Questo può essere, che ne so io, appunto, rilevate 10 false monete eccetera eccetera di un euro, pertanto diciamo tra 100 euro rilevato e 90 registrato, dico una fesseria per dirla, c'è scritto che il motivo qual è. Ovviamente questo sarà un elemento a mio modo di trasparenza nel momento in cui, io mi auguro di no, dovesse arrivarvi un controllo. Dobbiamo cambiare il punto di approccio tra l'amministrazione e il contribuente. Il contribuente deve essere il più trasparente possibile, anche per suo controllo di gestione interna.
L'amministrazione non deve cercare di venire da voi, non deve andare dai soggetti che sono più trasparenti, deve andare ai soggetti che sono meno trasparenti, per cui in un processo, diciamo, di se a me arriveranno e alla fine dell'anno avrò contabilizzato, avrò verificato che avete un giro d'affari di 100 e poi mi rilevo 10 o rilevo che non arriva la dichiarazione o rilevo che non arriva e io vado a controllare quel soggetto, vi posso assicurare che ce ne sono centinaia di migliaia di contribuenti purtroppo che sono in questa situazione. Quindi diciamo l'obiettivo è cercare di concentrarsi verso quelli che sono tendenzialmente in maniera evidente anomali. Per tutela vostra, nel caso in cui dovesse arrivarvi un controllo e perché appunto è emersa qualche discrasia di questo tipo di livello macro, questi elementi dovrebbero aiutarci a ricostruire la corretta differenza fra quanto diciamo memorizzato e trasmesso a noi e quanto contabilizzato. Però avverrà solamente se le cifre saranno, ovviamente, se le differenze saranno rilevanti. Non andremo, sarà difficile poter fare controlli sempre puntuali, ve lo dico qui, non vi aspettate, cioè oggi non c'era questo tipo di attività. No, ma infatti la domanda non era per un controllo puntuale, perché comunque una società accumula comunque uno storico, no? Di dati, poi dopo lo storico sta lì, può essere sempre analizzato entro il solito periodo che si può. Diciamo, questi dati vengono, se vengono, abbiamo parlato di documenti. Diciamo, io parlerei di annotazioni. No, siccome facciamo centinaia di migliaia di conteggi al mese, sì. Cioè nell'anno vengono fuori anche, ne so, un'azienda media fa 150.000 conteggi. Per annotare tutte diventa un lavoro. Come questi conteggi, diciamo? Noi diamo una tolleranza a tutti i conteggi, no? Però ci sono dei conteggi che se realmente mancano 50 centesimi, 60, un euro e 20. Capisci che dopo moltiplicare 10.000 per l'agenzia di entrata. Questi vengono fatti informaticamente, immagino. Sì, sì, ma tutti con le contamonete sono collegati alla lettura che trasmettiamo. Sul gestionale di mangi. Sì. Fate conservatevi queste rilevazioni. Un altro dubbio. Posso fare un'altra domanda? La geolocalizzazione della trasmissione deve avvenire solamente nel momento del censimento o ogni volta che trasmette? No. Ogni volta che trasmette lo farà la rilevazione la farà diciamo direttamente la trasmissione del dato all'agenzia deve essere effettuata ogni volta davanti alla macchina oppure solamente nella fase di censimento? No, al momento del censimento lei indica dove è localizzata la macchina, ovviamente dando i riferimenti, le coordinate, no? Dopodiché il palmare è dotato di ovviamente GPS e all'interno del tracciato ci saranno anche i dati delle coordinate, per cui automaticamente diciamo, il software rileverà diciamo, il dato e lo dovrà trasmettere. Questo è previsto nel tracciato diciamo, di trasmissione. Bene, grazie. No, mi scusi, io penso di interpretare il pensiero di quel signore per dire che le operazioni più normali di differenze riguardano magari ovviamente gli interventi dei tecnici o istruzioni date direttamente agli operatori, agli R&D, a chi li fornisce. Noi per esempio facciamo dei corsi di formazione, ci siamo dotati anche di un manuale che viene distribuito dove per un discorso di controllo di qualità chiediamo a tutti gli operatori, tutte le volte che vanno sul distributore, di fare una prova, per esempio sul caffè, per valutarne organoletticamente la validità. Quindi in questo caso non facciamo delle registrazioni, sono procedure certificate e istruzioni come dire date attraverso forme di posso sapere quanto possono incidere queste operazioni diciamo sul noi abbiamo più di 200 operatori che riforniscono più di 15.000 distributori. No, le volevo chiedere, diciamo, questa operazione che fa l'operatore sulla singola macchina, no? Quanto incide
diciamo, sulla, ogni volta sul volume dell'incassato dalla macchina. Ma guardi, noi adesso siamo sotto controllo dell'agenzia delle entrate. No, non sempre. Ah, se oggi già. No, siamo in questo periodo. E, no, ma si figuri. E ci siamo abituati, nel senso che ogni 2 o 3 anni o guardia di finanza. Siete grandi. Noi abbiamo fatto nell'anno di riferimento 3.600.000 operazioni. Quindi voglio dire, a questo punto lei capisce bene che diventa un problema di lana caprina, insomma, se vogliamo proprio dirla così. No, io credo... Tra interventi tecnici e interventi degli operatori, le prove effettuate sul distributore prive di incasso sono tante. Sono tante, però diciamo, non ha risposto alla mia domanda, cioè quanto incidono sul vostro volume di affari. Detto questo, però, immagino incidono veramente poche. Sì. Allora qui è un discorso anche... Meno dell'1%. Oh, allora, se voi prendete sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sono pubblicate le metodologie di controllo verso gli operatori economici, no? Mi sa che c'è anche quella sulla distribuzione automatica, però le faccio l'esempio dei produttori di oro. Nella trasformazione dell'oro c'è uno sfrido. Ci sono indicate ai nostri verificatori, e sono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi anche per i contribuenti, delle indicazioni, quindi delle linee guida, in cui si dice: guarda, quando devi fare una ricostruzione del volume d'affari, tieni conto che in quel settore c'è questo sfrido. Quindi assolutamente non dovete aver timore di questo aspetto. Cioè, questi elementi, soprattutto nel momento in cui sono nero su bianco, ufficializzati, e ovviamente non impattano relativamente, diciamo, hanno senso nell'ambito della gestione di un'azienda, sono nelle nostre stesse istruzioni operative, ai nostri verificatori, indicate, e quindi sono messe in evidenza per tenerne conto. Però l'obiettivo qui, se salite ancora un po' a monte, è quello proprio di evitare di venirvi a fare un controllo e andare a fare questo tipo di controllo. Cioè, non vorremmo fare una ricostruzione analitica dei vostri incassi. L'obiettivo è cercare di giocare a carte scoperte. Quindi voi ovviamente vi sentirete sotto controllo e cercherete ovviamente, come ancora di più di come fate oggi, di tenere tutto in ordine e essere compliant al 100%, perché sono sicuro che la stragrande maggioranza qua dentro lo è. E l'approccio dovrà essere questo, sono sicuro che sarà sempre più così. Questo permetterà probabilmente di scremare, di intercettare abbastanza tempestivamente i soggetti che invece vi fanno concorrenza sleale, e andare a concentrarci su quelli. Questo è l'obiettivo, diciamo, di tutto questo processo. Non sarà facile metterlo in atto. Io credo che più si lavora in sinergia in questo come abbiamo fatto fino ad oggi, e più riusciamo, voi attraverso la vostra associazione canalizzate tutti questi elementi, per esempio quando ora ci metteremo al tavolo e lavoreremo anche sul fronte della circolare per cercare di uniformare questi comportamenti contabili, date il vostro compito, ognuno dovrà dire più o meno come fa in azienda, no? E voi avrete l'onere di cercare di creare una mappatura di queste situazioni, noi avremo l'onere di andare a guardarle e probabilmente in base a questo, ai comportamenti più usuali, cercare di stilare, diciamo, delle linee guida. Più ci arriviamo, più, diciamo, rendiamo questo rapporto trasparente, e quindi chi trasparente non dovrà avere problemi. Questo è l'auspicio mio in prima persona, e spero anche vostro. Speriamo, grazie. Non sarà un lavoro velocissimo, però ci dobbiamo arrivare, no? Comunque anche le prove che si effettuano sugli istruttori sono memorizzabili sul gestionale ai fini della futura riconciliazione. Tutt'oggi da noi vengono degli staff sul gestionale. Buonasera, chiedevo due cose piuttosto tecniche. Distributori con soltanto, invece del sistema di pagamento, con soltanto la gettoniera o il selettore, come si possono gestire? E un'altra cosa, come si rilevano i dati dal sistema di pagamento? Cioè con la porta infrarossi, con un cavetto, ci possono essere diversi sistemi o ce n'è uno in particolare che è accreditato? Grazie.
i distributori che dice lei sono con gettoniera, che tipo di prodotti distribuiscono? Tipo palline con i giochi per i bambini oppure proprio anche distributori di alimenti e bevande? Beh, anche bevande calde, caffè, per esempio, cioè ci stanno delle vecchie macchine in postazioni piccole che hanno soltanto il selettore. Bisogna inserire un sistema che sia in grado di rilevare, di leggere i dati di vendita così come stabilito. Ecco. E come andrebbero rilevati i dati di vendita? Cioè nel senso che ci si sono possono dei sistemi... rilevare tramite cavo oppure tramite transponder, quindi tramite chiavetta che legge i dati all'interno del sistema, che possono poi essere anche trasferiti a un dispositivo mobile che può essere un palmare, un tablet o un cellulare, uno smartphone. No. Ah, quindi non possono, devono. Insomma, correggo un attimo. Cioè, nel senso che ricordatevi ciò che la macchina che trasmette, che sigilla il dato, XML, predispone XML, lo sigilla, eccetera, è il palmare. La rilevazione deve essere fatta, la trasmissione deve essere fatta, questa operazione il più vicino possibile, cioè in prossimità della macchina. La rilevazione, ci avete spiegato, è oggi fatta con palmare attraverso porta infrarossi oppure cavo oppure questi transponder. Allora, questo è stato uno degli elementi di discussione e di approfondimento. I transponder oggi leggono, memorizzano il dato e poi vengono portati sui sistemi gestionali, quindi sul PC d'ufficio, e riversati. Questi transponder, se non sono collegabili attraverso cavo al palmare, dovranno essere dotati di una connessione, quindi dovranno essere sostituiti, probabilmente dovranno essere dotati di una connessione che potrà trasferire il dato a uno smartphone oppure a un tablet. Questo sarà sicuramente probabilmente un investimento da fare per chi oggi ha dei transponder, gestisce con dei transponder posso dire di vecchia generazione. Corretto, Pellegrini? Buonasera. Senta, io volevo chiedere, per quanto riguarda i master che vengono sostituiti, dopodiché questi master devono essere tenuti in magazzino per un eventuale controllo o possono essere gettati? No, se i master sono dismessi, si comunica che sono dismessi, sono buttati via. Le informazioni nella fase transitoria non risiederanno sulle memorie, anche perché molti master non hanno una memoria sicura e permanente, si dice così. Per cui una volta che si è comunicato che il sistema master è dismesso, si può ovviamente rottamare o cedere. Restando sui sistemi master, in fase di manutenzione, riparazione, può essere comunicato, perché vengono fatte magari delle prove, possono essere resettati, perché a quanto ho capito al centro ora non è più la locazione con il cliente e la macchina, ma il sistema di pagamento, o meglio ancora, diventa la parte che noi tracceremo di tutta la nostra attività. Questa parte però viene manutenzionata, vengono fatte delle prove, magari vengono fatte passare 50-100 monete per prova, e io posso resettare questo dato, posso sospendere in fase di manutenzione dicendo io parto da tot, no, poi faccio le prove e arrivo... Se posso interpretare più dettagliatamente quello che sta dicendo lei, mi sto immaginando un sistema master a totalizzatore, giusto? Sì. Quindi che memorizza in maniera continuativa, certo, il dato. Certo. Allora, perché abbiamo detto che ci sono invece quelli che vanno a progressivo, che invece azzerano una volta che faccio la lettura e poi riprendono. Perfetto. Quindi io posso fare un prelevo dati prima, azzerare la lettura, fare gli esperimenti. Quindi io posso rilevare i dati, avere questa lettura che è una lettura zero, fare i miei esperimenti sulla parte,
Io non resetterei il dato, cioè voi il dato non lo dovete resettare perché insomma, se no noi ce ne accorgiamo. Sì, dire. Ma se io devo tarare il formato della moneta nei dubbi lo fate, ovviamente anche queste cose qui. 50 passaggi per taglio. Okay. Ma lo fai in officina? Sì, 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 assolutamente in officina. Io comunico. Non è un master, non è un master articolo. Ma io poi lo ripristino quel master. Ripristino però, e quindi nel totalizzatore ci saranno registrati i dati. Quello che dobbiamo, no, questo è un aspetto credo importante. Io direi, soprattutto se appunto abbiamo detto che un master è totalizzatore, diciamo non resettate il master, cioè ovviamente quel dato andrà a accumularsi, però terrete un giustificativo, come abbiamo detto, delle prove che sono state fatte. Ovviamente anche qui. Mi aspetto che diciamo, le prove che fate non vanno a diciamo, contaminare in maniera significativa l'ammontare diciamo, di quel totalizzatore, giusto? Quindi trasmetterete un dato che a noi arriverà di 105, sappiamo voi vi sarete messi nero su bianco che quei 5 sono una prova, non ci sarà nessun problema. Diciamo, ma domani dovesse esserci un problema, nel senso che dovesse arrivare un controllo, da qualche parte ci sarà scritto che il 5 era un, diciamo, erano delle prove che erano state fatte, sì. Tutto qua. Potrebbe essere certo, se quel 5 è 70 su 100, inizio ad avere dei dubbi, su tutti i sistemi inizio ad avere dubbi. No, vabbè, no, si parla della casistica. Allora, diciamo, non mi preoccuperei di queste situazioni. Vabbè, grazie. Sì, sì. Presidente, so che deve partire. Sì. No, mi approfitto di questa pausa anche per salutare che in effetti devo andare a Catania e devo portarmi via anche Pellegrini e quindi voglio dire anche Michele naturalmente no. Quindi avete visto un po' la difficoltà, ma se vogliamo anche la semplicità, nel senso è più difficile raccontarla che poi attualizzare. E per quanto riguarda la prima fase, no? Nel senso che comunque siamo andati a cercare di trovare delle soluzioni che rispecchiassero le situazioni esistenti, quindi a questo punto la possibilità di andare a dare delle garanzie all'Agenzia delle Entrate, nello stesso tempo non complicarci troppo la vita, piuttosto che trovare delle risposte in grado di andare nella direzione attesa. E quindi questo percorso adesso lo andiamo a definire e la sostanza delle cose è questa. E pertanto voglio dire saremo in grado di affrontare la questione. Quello che avevo spiegato all'inizio era quello che anche per la fase regime possiamo andare ad un sistema il più semplificato possibile, più economico possibile. Sentiremo, ci sarà un incontro il prossimo 21 con l'agenzia e dove probabilmente ci darete degli elementi di 27 e avremo degli elementi per andare a verificare tutto questo. Comunque, per concludere, voglio dire, accanto a ringraziare il dottor Piancardini, avete visto anche l'atteggiamento, la competenza e quant'altro, voglio dire, è tutto un frutto di una costruzione che abbiamo fatto insieme, di un percorso fatto insieme, tra persone, tra diciamo, esponenti di organizzazioni diverse e comunque da parte sua vedete anche l'atteggiamento, ma che è poi nell'Agenzia delle Entrate, ad ascoltare le nostre esigenze. Ecco, quello che chiedo a concludere questo incontro qui è quello soprattutto di far sentire alla nostra associazione anche le imprese più piccole, cioè nel senso le imprese meno strutturate e meno organizzate. L'associazione è aperta e quindi voglio dire ci farebbe molto piacere poter rappresentare soprattutto anche i piccoli operatori nel momento in cui all'Agenzia delle Entrate piuttosto che alle istituzioni possiamo rappresentare non solo le esigenze delle medie e grandi imprese ma anche dei piccoli operatori e devo dire che anche le istituzioni sono sensibili a questa tipologia di impresa che è la maggior parte della tipologia di impresa della nostra Italia, però è importante esserci e potrete ecco, darci il mandato a rappresentare e pertanto se noi sappiamo e cogliamo più esattamente quali sono i problemi possiamo portarli sia come problema che come possibile soluzione e diversamente se anche i piccoli operatori non sono con noi abbiamo più difficoltà.
Quindi io vi ringrazio ancora e l'invito è quello di considerare e seguire la nostra associazione non una volta ogni 3 anni, una volta ogni 4 anni, ma possibilmente ogni anno e non dico quotidianamente. Comunque voglio dire, faremo anche un'azione rivolta agli operatori più piccoli in questa direzione e mi auguro che si possa trovare migliore soddisfazione. Tanto grazie ancora a Pier Cardini, grazie al direttore. Chi non è riuscito a fare delle domande le coinvolge, diciamo, le indirizzi ai volti e poi le canalizza. Magari ovviamente molte anche durante questi seminari le abbiamo già registrate e quindi anche le risposte. Grazie a tutti. Arrivederci.